è comodo. Buonasera. Procediamo con il controesame? Chi prende la parola? Avvocato Giuffrida? Prego. Mi scusi, signor Viola, desideravo da lei qualche indicazione. Io stamattina non sono stato presente tutta la mattinata, non so se lei qualche cosa l'ha detto. Io desideravo da sapere da lei, lei nell'80 dove si trovava? Libero o in carcere? In carcere. Nell'80 bisogna... nel mese di giugno mi sembra che sono stato arrestato. E poi è stato in carcere fino a quando? 29 giugno 82. Luglio? Può essere? Giugno. Giugno. Poi lei nell'82? Esco dal carcere. Esce dal carcere e dopo quando viene arrestato? 9 agosto 82. Alla Villa Bunker di Valverde, no? Sì. Poi lei esce? Nel 84, agosto, se non sbaglio, agosto 84. E va dove? Resta a Catania oppure? Resto a Catania per qualche giorno e poi vado a Campobasso. Va a soggiorno, no? Sì. Per quanti anni? Fino alla fine dell'88. Ho capito. Fino alla fine dell'88, diciamo dicembre dell'88. Sì. Poi lei, dopo che è uscito, dopo che è tornato da questo soggiorno, lei è stato oggetto di un attentato? Nel 12 marzo 89. 12 marzo dell'89. E in quell'occasione lei viene pure tratto in arresto? Sì. Per che cosa? Per detenzione d'armi. Fino a quando sta in carcere? Fino al 6-7 gennaio del 90. Del 90. Successivamente lei ha patito altri periodi di carcerazione? Dopo sì. Quale? Sto... In questo periodo scondo qualche mese a casa agli arresti domiciliari e dopo vengo arrestato perché la condanna passa in giudicato. Quando viene arrestato? Se lo ricorda? Ma di preciso no, comunque siamo maggio-giugno del stesso 90. Poi vengo riarrestato e esco dopo quasi un anno, siamo nel mese di maggio. 91? Sì, aprile 91, così. Dopo? Dopo esco dal carcere e sono ricoverato presso l'ospedale Santa Marta di Catania. E ci rimango dalla mia scarcerazione alla mia partenza, che siamo verso agosto del 91. La sua partenza per agosto, per dove, scusi? Per un'altra misura di prevenzione fuori dalla Sicilia. Dove va? Per quanto tempo? Dovevo andare fuori dalla Sicilia, essendo che io ho presentato un'istanza per potermi curare presso l'ospedale dei Ganzini in provincia di Messina, quindi mi viene accettata e vado nella provincia a Messina e ci rimango per qualche mese. Ci rimane? Scusami. Per qualche mese. Poi? Dopodiché parto per Milano. E anche lì rimango pochi mesi e poi da Milano mi sposto e vado a Torino. Anche lì rimango alcuni mesi a Torino e ritorno in Sicilia a San Michele di Canzeria, vicino Caltagirone. Prego, prego, vada avanti. Niente, scondo la condanna del soggiorno in questo paese. Ecco, per quanti anni le era stata inflitta? Ma inizialmente penso per 5 anni, o 4 o 5 anni, e poi mi è stata ridotta per 3 anni. Ho capito. E a San Michele di Canzeria fino a quando resta lei? Fino al 4 novembre, 5 novembre del 92, e mi viene accettato un permesso per potermi fare l'ultima operazione alla gamba, quindi parto per Bologna. A Bologna mi dovevo operare e nel frattempo che sono là, che sto prendendo i contatti con il dottore che mi deve operare, mi arriva un ordine di cattura.
e mi arrestano in albergo a Bologna per una rapina commessa nelle zone del Messinese. Rimango in carcere fino a qualche 5-6 mesi, riesco nel... Allora, siamo metà 93. Dopo? Dopo sono libero per Catania. E quando viene l'ultima volta arrestato? No, dopo quel fatto non sono stato più arrestato. E la sua collaborazione quando è iniziata? Mi scusi, lei era a piede libero? Era a piede libero. Ah, a piede libero. E quando è iniziata? Nella metà del 93. Praticamente quando è uscito dal carcere? Sì. Passiamo ad altro. Mi dica una cosa, signor. Lei ha, se ricordo bene, le faccio la domanda. Lei è stato mai titolare di un box presso il mercato ittico di Catania? Sì. Lei era proprio titolare oppure... No, ero in società, a me non c'era intestato niente a me. Non era intestato niente. Chi era il socio? Ero io, come persona ero io, Nino Strano Stellario e due ragazzi che hanno sempre lavorato lì dentro, Lanzafame Mario e suo fratello Giuseppe. E costoro erano titolari? Chi erano titolari del box? I veri titolari, l'intestatario del box inizialmente erano loro, poi abbiamo formato questa società, io ho preso un mio conoscente e gli ho fatto mettere la moglie nella società come l'intestatario, Nino Strano Stellario ci ha fatto mettere la madre e loro i fratelli Lanzafame. Comunque il box era sempre uno? Sì, sì, uno. Era l'unico, insomma, sono cambiati il... No, sempre uno. Sempre uno. E mi dica una cosa, lei era titolare del tesserino per accedere al mercato ittico? Io gli avevo dato i soldi, del resto per quanto riguarda le modalità di tesserini o meno, io non c'ero mai andato al mercato ittico. Quindi lei non c'era mai andato? Non mi interessavo della vendita del pesce. Allora lei evidentemente non ha partecipato neanche all'asta del pesce che si faceva nei vari box? No. Sa quanti box c'erano al mercato ittico? Non li ho contati mai, qualche volta che ci sono andato c'era andato così per prendermi un po' di pesce e andarmene. C'erano parecchi box. 50, 20, 80, 30? Ma non lo so mettere in ordine per dirle una cifra ben precisa, non lo so. Mi può collocare nel tempo, se le riesce, quando lei sarebbe andato nel mercato ittico? Ma guarda, io ci andavo, a parte da quando io ho fatto questa società, ma nel mercato ittico ci andavo anche quando ero bambino. Ogni? Anche quando ero bambino, ogni tanto andavo nel mercato ittico, ma non è questo, mentre io mi trovavo ricoverato all'ospedale Santa Marta, mi facevo qualche scappata così in questo mercato ittico. Precedentemente prima di fare questa società, essendo che il socio, questo Lanzafame era un amico mio d'infanzia e lui da tutta una vita con il padre ha lavorato dentro questo box, quindi lo frequentavo e ogni tanto ci andavo anche nel periodo in cui io soggiornavo anche nel Molise, che venivo in permesso premio a Catania, andavo a trovare perché avevo questo buon rapporto con questo ragazzo, quindi così frequentavo il mercato ittico. Mi dica una cosa, quando lei queste volte è andata al mercato ittico, può darmi orientativamente? Evidentemente allora ci andava di mattina, di pomeriggio, di notte, quando ci andava? No, nelle mattinate presto ci andava. Presto cosa intende lei? Ma verso le 6:30. Ho capito. 7, così. E a quell'ora che lei ricordi, che lei se lo sa dire, c'era in corso l'asta del pesce? Guarda, non so se c'era l'asta, c'era la vendita del pesce, non so se facevano l'asta. Ah, lei non sa. Vendevano il pesce ai piccoli commercianti. Ho capito. Lei comunque non è mai andato lì a vendere pesce, no? Non sono mai. Andato al mercato a vendere pesce? No, mai.
Mi sa dire una cosa a proposito, lei ha accennato del mercato, un po' la divisione. Ho accennato? Per quanto riguarda la vendita del pesce spada, cosa mi può dire? Che cosa vuole sapere lei? Cosa desidero sapere? Se c'era qualcuno in particolare che si interessava, se lei sa come avveniva questa vendita, non lo so. No, la vendita io non la so come avveniva all'interno del mercato. Quello che si interessava era un certo Giuseppe Rappato, io lo chiamo, che era lo zio di Antonino Puglisi. Mi scusi, come fa lei a sapere che era questo signor Giuseppe Rappato? Come lo faccio a saperle? Perché, insomma, a parte che la Savasta faceva parte, prima della nostra spartizione, del nostro clan, quindi bene o male si parlava sempre che lui aveva gli interessi in questo pesce spada, che quello che gli curava gli interessi dentro il mercato era lo zio, era per noi un fatto risaputo, quindi ai tempi in cui noi eravamo insieme come organizzazione. Quindi poi ci siamo divisi, lo zio è rimasto sempre a curarci gli affari al nipote. Allora, lei lo sapeva perché ne parlava col nipote. E per quanto riguarda altri tipi di pesce, mi sa dare qualche indicazione di come erano le cose? Di come? Di altro tipo di pesce. Chi se ne occupava, se c'erano... Ma altro tipo di pesce, lei si riferisce al tonno? Diciamo anche al tonno, ecco. E attorno era incaricato appunto il Nunzio Zucchero e Alfio Fichera, quindi erano loro che facevano la vendita, ma non solo del tonno, si vendevano anche il suo pesce, quello che loro avevano nei box vendevano, ma in particolare gestivano appunto il mercato del tonno. Ma lei ha visto mai il signor Nunzio Zucchero vendere pesce al mercato? Eh sì, perché io Annunzio Zucchero, come ho detto prima, lo conosco dall'infanzia, quindi quando io andavo a trovare il mio amico Lanzafame Mario, vedevo all'interno del mercato anche Annunzio Zucchero, che conoscevo dall'infanzia, quindi ci salutavamo e lui lavorava dentro il mercato. Lavorare non significa può essere lì per comprare o per vendere, lei come fa a dire che vendesse il pesce e non lo comprasse? Perché lui aveva i box e vendeva il pesce, lui non lo comprava, lui lo vendeva dentro il mercato ittico. Lui aveva un box? Sì. Ho capito. Lei l'ha visto in questo box mentre... Allora, mi spiego meglio. Io conosco Nunzio Zucchero da ragazzo, cioè prima che io facesse parte di questa organizzazione. E sia a quei tempi già lo Zucchero Nunzio lavorava dentro il mercato ittico, quindi questo da prescindere da organizzazione sia a destra che a sinistra, non c'entra l'organizzazione, lui da bambino me lo ricordo io che lavorava dentro il mercato ittico. Poi ci siamo fatti grandi e si è dato per me un'occasione di mettermi in società con questo ragazzo, quindi continuavo di tanto in tanto, quando potevo, di andarlo a trovare anche per salutarlo prima che io formasse questa società, e all'interno del mercato vedevo anche Annunzio Zucchero, che conoscevo dall'infanzia, quindi ci vedevamo, ci salutavamo e parlavamo, chiacchieravamo 10 minuti e me ne andavo. Ho capito. Mi tolgo una curiosità, poi le faccio un'altra domanda. Questa società che lei, della quale parla con i fratelli Lanzafame e l'altro, mi scusi, lei quando l'ha costituito, l'anno se lo ricorda? Sì, aspetta, io ora le lo dico. Allora, è stato nel periodo in cui sono rimasto, diciamo, in soggiorno dentro l'ospedale Santa Marta, quindi siamo nel 91. Nel 91? Mm-hmm. Ho capito. E invece per quanto riguarda questa storia che lei avrebbe visto Nunzio Zucchero vendere pesce al mercato ittico, lo può collocare nel tempo, l'anno? Ma guarda, io gliel'ho spiegato poco fa, a Nunzio Zucchero dentro il mercato lo vedevo anche quando ero bambino, quindi no, che lui usciva con me. Ora, ritorniamo negli anni 90, io incomincio... Cioè, dal momento in cui io anche sono a soggiorno obbligato nel Molise, mi venivano dati
dei permessi premio, andavo a trovare questo amico mio, quindi vedevo là il Nunzio Zucchero, e quindi non c'è una data precisa dove io lo vedevo tutte le volte che ci andavo, lui si trovava là e ci incontravamo. Scusi, una cosa, lo capisco questo, però una cosa può essere negli anni 80, una cosa può essere negli anni 87, 88, 89. Sì, 90, non si è avuto sempre il posto dentro il mercato, quindi io ci andavo di tanto in tanto, quando potevo. Ma lei sa se il signor Nunzio Zucchero era titolare di questo box? Non lo so se era l'intestatario, questo sì, ma io ero titolare, lo so. Sa per caso se il signor Nunzio Zucchero avesse un posto di pescivendolo in qualche mercato rionale di Catania? A Picanello. E lì lei sa se esercitava il suo mestiere, la sua attività? Esercitava il mestiere del pescivendolo. E contemporaneamente stava al mercato ittico a vendere il pesce? Ma questo non lo so se lui contemporaneamente se ne andava là, perché al mercato coperto di Catania si apriva un certo orario, quindi diciamo che iniziava la vendita dopo le 8. Al mercato ittico di Catania sarebbe all'ingrosso, si lavorava di notte, quindi non so se lui faceva qua o là, questo non lo so. In questa, diciamo, in questa vendita, mi pare che lei lo ha detto, mi scusi se lo ha detto, gradirei che lei lo ripetesse, Nunzio Zucchero si occupava in particolare della vendita di quale tipo di pesce? Guarda, si occupavano tutti i box del mercato di tutti i tipi di pesce, però in questi due box, questo box in particolare vendeva anche il tonno, cosa che gli altri non potevano vendere, tutto qua, però aveva tutti i tipi di pesce, in più il tonno. E mi dica una cosa, lei mi pare che ha accennato che il signor Nunzio Zucchero diciamo, era come responsabile del gruppo Santa Paola nell'ambito del mercato. Sì. Lei lo sa perché glielo ha detto il signor Zucchero? No. Come fa a saperlo, mi scusi? Guardi, sono cose che noi all'interno dei nostri clan sapevamo, a prescindere da tutte le altre cose, noi curavamo tutto quello che curavano loro, quali potevano essere anche gli interessi del gruppo. Però con un fatto in più, che loro, appunto per appropriarsi, per forse un fatto di vandalismo, non lo so come definirlo, il fatto sta che loro dentro quei box, cioè si vantavano di essere amici dell'Ardo e Colano, quindi diciamo che avevano il beneplacito di poter vendere questo pesce. Mi scusi, questo... con lei qualcuno si è mai vantato di essere amico di Aldo Ercolano, con lei personalmente? Sì. E chi sarebbe? Anche Nunzio Zucchero. E in che occasione? Quando io mi sono andato a lamentare per il fatto che noi avevamo pescato il pesce, il tonno, e diciamo lui si era... avevano criticato il mio socio che non potevamo vendere noi il tonno nel nostro box, bensì darglielo a loro, e loro a noi ci davano solamente la provvigione che ci spettava. Ah, questo gliel'avrebbe detto direttamente Nunzio Zucchero? Sì. E lei avrebbe opposto, richiesto che voleva venderlo lei? Come ha fatto? Mi scusi. No, io non ho posto direttamente, cioè a Nunzio ho spiegato io che quando la mia barca pescava il pesce era giusto che me lo vendesse io. Però essendo che lui non mi poteva rispondere perché non era... diciamo l'incaricato di questa cosa, o perlomeno era il responsabile nella vendita, ma non si poteva assumere oltre quello altri, diciamo, responsabilità, nel senso che non era lui se mi poteva dire di venderlo o meno, ma bensì lui lo doveva andare a riferire al Aldo Ercolano, e poi Aldo Ercolano gli doveva dare il benestare o negativo o positivo. Però io ho scavalcato, diciamo, lo Zucchero Nunzio e mi sono rivolto al Domenico Zucchero, che gli ho chiesto un appuntamento, me l'ha dato e gli ho spiegato il problema, che lui a sua volta mi ha riferito che lo riferiva ad Aldo Ercolano e mi faceva sapere non appena lì era possibile mettersi in contatto. E questo fatto lo ricorda quando sarebbe accaduto, in che anno? Quindi già siamo nel...
Ma comunque penso che quando è successo il fatto dell'appuntamento nel 93 siamo. Nel 93? Sì. Evidentemente è un periodo antecedente alla sua collaborazione, no? Sì. E mi dica una cosa, la sua società per quanto riguarda quel box è cessata, dura ancora, com'è combinato? No, no, poi prima che io partisse ho sciolto la società, mi sono venduto la mia quota e me ne sono andato. Di questa società avevate dei documenti scritti? Sì, certo, è stata costituita una società normale, a norma di legge, e poi è stata annullata, che se la sono tenuta sempre i vecchi proprietari, sarebbero i fratelli Lanzafan. Lei è mai capitato di entrare al mercato di notte? Ma non mi ricordo di notte proprio. Di notte lei intende mezzanotte, luna? Di notte? No. Va bene, ho finito, grazie. Sì, presidente Russo. Grazie. Signor Viola, io vorrei ritornare a San Michele di Ganzaria. Lei lì ha scontato del tempo, per qualche tempo, una misura di prevenzione. Sì. Per quanto tempo lo ricorda? Inizio 92. No, quanto tempo è durato? Beh, sì, se vuol dire quando, va bene. Inizio 92. Allora, no, aspetti. Poco fa l'ha ricostruita, a un certo punto è arrivato a San Michele di Ganzaria, io ho ascoltato. Sì, ma mi faccia pensare quando... Sì. Inizio 92, diciamo gennaio 92, viene interrotta nel novembre dello stesso 92 e poi rinizia nel 93 per qualche mese, dove poi mi hanno tolto il soggiorno obbligato. Le chiedo scusa, dopo aver scontato parte di questa misura di sorveglianza a San Michele di Ganzaria, lei non viene arrestato per rapina? Appunto, viene interrotto, ho detto, nel novembre del 92. Viene interrotta quindi perché è stato arrestato? Sì. Quanto tempo ha scontato? Circa sei mesi. Dal novembre 92 sostanzialmente fino a quando? Dicembre, circa. Gennaio. Gennaio, febbraio, marzo, aprile. Scusi, da Michele di Ganzaria, lei dove si sposta poi? Non va per caso a Sant'Alessio? Dopo di San Michele di Ganzaria, cioè nella mia scarcerazione della rapina. Ecco, sì. Dopo che è scarcerato per rapina, dove si reca? A Sant'Alessio? No, prima a San Michele di Ganzaria, poi faccio una domanda, sì, per potermi recare in quella zona, sì, e mi viene accettata e vado a Sant'Alessio. Allora, ma ancora per poco però. Sì, cerco di capire. Quindi Sant'Alessio esattamente che periodo è? Subito, ma guarda, dopo la scarcerazione? Sì, circa dopo qualche mese che sono stato scarcerato vado a Sant'Alessio. Quindi diciamo che coincide presso poco, almeno se ho fatto bene i conti, col periodo dell'inizio della sua collaborazione. Sì. Perché lei comincia a collaborare, se ho capito bene, inizio estate del 93, così? Sì, sì. Senta, a Sant'Alessio lei ci va, ecco, se ho capito, di sua spontanea volontà, da libero oppure perché... No, faccio un'istanza io al tribunale e mi viene accettato. Quindi quando lei poco fa ha risposto al difensore che mi precedeva che lei ha cominciato a collaborare da libero, intendeva, sì, dire non carcerato, ma stava scontando misure di prevenzione? No, io mi sembra che l'avevo finita la misura di prevenzione o stavo per finirla, non mi ricordo bene. Comunque sì, ero libero, ma non ero in carcere. Signor Viola, io ho sentito, posso aver sentito male, ma non mi pare. Lei ha risposto all'avvocato Giuffrida a proposito di una domanda, quando avrebbe contattato quell'amico che si era vantato. Lei ha risposto prima della mia collaborazione. Sì. Adesso lei dice praticamente che tutto il 93 lei... No, tutto il 93. Collaborante, ecco, questo voglio dire. No, tutto il 93. Dall'inizio del 93 lei è detenuto perché è stato arrestato per rapina. Ma esco io a maggio del 93. E che sto dicendo? È stato arrestato nel novembre del 92? Nel novembre del 92. Lo ha detto lei. Quindi sì, lei
è detenuto fino a 5-6 mesi, fino a maggio. Bravo. Esco. Maggio inizia la collaborazione, così? No. Come no? La collaborazione inizia dopo qualche mese della mia scarcerazione. Scusi, dopo qualche mese dal maggio? Sì, dopo la mia scarcerazione, se io esco a maggio, l'indomani mattina che sono uscito mi sono messo a collaborare. No, per carità, dico. Dopo qualche mese. Può essere un mese, può essere 20 giorni, può essere 40, ma era questione di poco. Lei ha già dichiarato, altrimenti avrei cominciato, addirittura l'ha datata col 22 maggio l'inizio della sua collaborazione, comunque adesso ricorda diversamente. No, vabbè. Ma lei ricordava il 22 maggio, io non le faccio una contestazione perché non posso farla, però le ricordo che lei altre volte ha detto così. Ma sì. Cambia poco, quindi il 22 maggio... Avvocato, in effetti non mi risulta, comunque poi vedremo. Sì, ma ripeto, non le sto facendo una contestazione, cerco di sollecitare la memoria. Allora, lei comincia quindi a collaborare pressappoco nel periodo in cui si trova a Sant'Alessio, o sbaglio? Sì, allora, se lei intende di collaborare quello che noi adesso stiamo vivendo, sì, che io ho avuto i contatti con gente dell'ARMA anche prima, è anche vero, ma contatti non significa essere collaboratore, quindi... No, io ho usato soltanto le sue parole. Sì, sì, sì. Sì. E senta, lei ricorda con chi ha cominciato a collaborare? Cioè, chi era il capitano al quale lei faceva le dichiarazioni? Ricorda se era chi fosse il capitano dei Carabinieri? Se lo ricorda. No, il cognome non me lo ricordo. Non ricorda il capitano Spirito, se ha fatto delle deposizioni al capitano Spirito? Ma il capitano Spirito subito dopo la mia collaborazione? Sì. Ma subito non ho, assolutamente, forse dopo ho conosciuto il capitano Spirito, dopo che ho iniziato a collaborare. Ricorda se in quel periodo lei rendesse dichiarazioni al comando dei Carabinieri di Taormina, appunto? Sì. E adesso per costruire anche nella sua memoria, quando lei rendeva queste dichiarazioni a Taormina, era il periodo in cui lei era a Sant'Alessio, pressappoco? Sì, c'è stato un periodo che io... andavo a Taormina mentre mi trovavo a Sant'Alessio, ma c'è stato anche un periodo che io avevo smesso da Sant'Alessio. Pressappoco a Sant'Alessio quanto tempo sarà stato, signor Viola? Pressappoco. Ma poco, perché poco. Dico pressappoco quanto? Un mese, 2 mesi? Un mese o due, non mi ricordo bene comunque. Siamo nell'estate del 93, così? Sì. Signor Viola, lei nel corso dell'esame ha parlato di una certa riunione con dei soggetti, c'era l'introvaia, c'erano anche altre persone, Marsiglione, Battaglia, Arcidiacono, Nuccio, il Barone, eccetera, ricorda? Sì. Io vorrei che lei, se riuscisse a collocare nel tempo questo avvenimento, cioè quando sarebbe accaduto questo fatto, cerchi di pensarci bene prima, Vuole la data precisa? No, è che il giorno e l'ora, il periodo, pressappoco, è un episodio che lei ha ricordato bene. Quindi il periodo, ma siamo penso comunque alla fine d'estate. Alla fine dell'estate di che anno? Sempre 93. Alla fine dell'estate del 93. Scusi, signor Viola, alla fine dell'estate 93 parrebbe, da quello che mi ha detto poco fa, che lei avesse già iniziato a collaborare. Infatti, sì, sì. Ho capito. Un'altra cosa desideravo sapere, lei ha gestito mai, diciamo di recente, prima del suo affidamento alla giustizia, attività commerciali che riguardano camicie, è stato socio di qualche fabbrica nel Calatino? No, mai. Non ha mai venduto camicie? O comunque non si è occupato mai di fornire merce, camicerie e cose del genere? Allora, gliela spiego io. No, intanto mi risponda. No, che lei mi sta dicendo a me se io ero socio o vendevo camicie. No, allora, io non ero né socio e non vendevo camicie. Allora che faceva?
perché mi sono interessato a farle avere delle camicie a Salvatore Indravaia, perché nella mia permanenza in soggiorno a San Michele di Canzeria avevo conosciuto un signore che aveva una fabbrica di camicie. Ho capito. Quindi, che quantità? Erano piccole cose oppure... cioè, quanta merce avrà fornito? Pressa poco, non pretendo... è stata un'occasione sporadica? Come sei interessato? In che senso sei interessato? Mi sono interessato, essendo che questo signore aveva appunto questa fabbrica. Sì. Quale signore? Il signor Greco. Come aveva... si chiama? Greco. Greco? Ah. Sì. Avevo questa fabbrica di camici. Sì. Quindi il Dravaia... avevo un negozio di abbigliamento e allora sì. A questo punto io gli ho detto: compra delle camicie da Greco e te le vende, così lavora sia il Greco e lavori tu, che stava attraversando un periodo brutto. Ho capito. Senta, ho fatto da intermediario, diciamo così. Senta, le risulta che Indravaia pagasse in contanti, fosse diciamo un debitore che assolveva, oppure Indravaia si era indebitato anche per questa vicenda delle camicie, suo tramite? No, Indravaia, per quando c'ero io, gli ha fatto gli assegni al signor Greco. E poi li ha pagati. Che poi, in effetti, se sono stati pagati o meno, no, perché io poi non ci sono stato più, quindi... Dico, lei nei confronti di Indravaia, per questa vicenda delle camicie, allora se ho capito bene, non avanzava... Lei l'ha fatto così, gratuitamente, se n'è interessato solo per affetto nei confronti dei due, se ho capito bene. Oppure lei... da intermediario ha fatto anche per interesse, cioè comprava o si faceva dare e forniva l'Indravaia. Ma guarda, non era nei miei modi di usare, che io cioè erano tutti e due amici per me. Erano amici? Quindi, sì, sia uno che l'altro. Quindi che ci potevo guadagnare 500.000 lire nelle camicie che vendevo? No, assolutamente no. Non le interessava? No. Va bene, per il momento non ho altro da chiederle. Intervento successivo, avvocato. Sì. Sì, sono l'avvocato Franco Passanisi. Senta, signor Viola, lei ha parlato di D'Agata Marcello e ha detto che lo ha conosciuto. Ci sa dire quando, ecco, esattamente, in che periodo? Guardi, D'Agata Marcello lo conosco, se vogliamo dire, da parecchi anni, anche... All'incirca? Ma da 15, 16, 17 anni, io ero ragazzo. Cioè i primi degli anni 80? Prima che io facessi anche parte di questo, ma lo conoscevo come gestore del... Cioè i primi degli anni 80 stiamo parlando? Cioè... 15 anni fa, 16 anni fa dovremmo riferirci a questa data, ai primi degli anni 80, è così o no? Sì, sì, cioè anche prima del mio arresto, all'80, così, diciamo... Anche da prima? Oppure no... Pure, cioè non è che io conoscevo Marcello D'Agata come all'epoca, come che lui facesse parte del clan di sì, Medetto Santo, assolutamente. No, conoscevo questo Marcello D'Agata come gestore di questo rifornimento. Questo l'ho capito bene. Poi io dopo, devo dire il periodo in cui l'ho conosciuto. Ma prima della rete, quindi 80, anni 80, perché io prima di essere arrestato per la rapina negli anni 80, diciamo che frequentavo un pochettino anche questo bar di notte, così ci andavamo a prendere qualche caffè, qualcosa. E D'Agata in quel periodo era tutte le notti al bar? Questo qua io non è che ci andavo tutte le notti. Dico, quando lei ci andava, lo trovava sempre là? Ma a volte lo trovavo, a volte no, non ci penso onestamente se io lo vedevo tutte le notti. Ma lo conoscevo solamente così. Ho capito. Quando ha saputo che invece il D'Agata incominciava a far parte di qualche organizzazione criminale? Guardi, il D'Agata nel tempo ha assunto un ruolo di primo piano, sì, ma all'interno del clan. Io sto sì. Parlando, avvocato. Scusi. No, prego. E niente, poi all'interno di questi clan noi seguivamo tutte le vicende, anche se le persone non sapevamo i ruoli precisi che una persona svolgeva all'interno del suo clan, però già si parlava, per esempio, che il Marcello si era avvicinato al clan di Santa Paola, era
che poi negli anni ha assunto un ruolo di primo piano, quindi scusi, non ci sono dati precisi dove io le posso dire. No, scusi signor De Viola, questo l'abbiamo capito. Io intendevo quindi, dire se io avevo circa la... lei l'ha saputo mentre si trovava in carcere, mentre era. Sì, libero. ma sicuramente mentre mi trovavo in carcere, poi c'è stato un periodo del. E orientativamente quando? Lo può dirci su per giù all'incirca in che periodo? No, precisamente non sono preciso su questo fatto. Fatto, quindi... Ma lei lo ha visto al carcere? A Marcello D'Agata? Sì. No. Non è mai stato detenuto con lui? No, detenuto con lui mai. Va bene, grazie. Prego. Intervento successivo? Sì, sì. Vorrei essere discusso. Grazie. Signor Viola, lei ha parlato di una sua attività lavorativa all'interno del mercato ittico di Catania. Io le chiedo quali erano o come erano regolati i rapporti tra lei, che certamente era il rigattiere, e i proprietari delle barche, dei pescherecci? Allora, rispondo io. Con riferimento alla consegna del pescato. Per quello che so, essendo che io non ero un né pescatore né pescivendolo che vendevo pesce, né mi interessavo della vendita del pesce. Io sono stato, ho fatto parte di questa società cacciando solamente una quota come soldi. E le chiedo scusa, ma il suo socio viene definito nel gergo del mercato ittico rigattiere o no? Che lei sa? Guarda, non lo so, perché non sono gerghi che io sicuramente non conosco. Okay. Non ne capivo neanche di pesce, perciò si figuri se io... Gli ho dato dei soldi e abbiamo formato la società, quindi il mio era solamente un interesse economico, stop. Il resto si sbrigava tutto lui, faceva tutto lui e io non sapevo niente. Se c'erano qualche soldo che rimaneva di guadagno me lo portava, se no niente. Questo era il discorso. E allora, signor Viola, mi scusi, lei non sa come erano quindi regolati i rapporti tra il suo socio e i proprietari delle barche per quanto riguarda la consegna del pesce? Che tipo di accordi c'erano tra il suo socio e i proprietari delle barche affinché questi gli portassero il pesce? Allora, il sistema del pesce, perlomeno per quanto ne so io, funzionava così. Che le barche uscivano, andavano a fare il pescato e veniva consegnato nei vari box, nel nostro box. Mi scusi, per quanto riguarda questa consegna nel vostro box, lei o il suo socio, per lei, avete posto degli atti di intimidazione nei confronti dei proprietari delle barche affinché questi vi consegnassero il pescato? No, sì. No, perché il mio socio, come le ripeto, ha... Era, questo box era da padre addirittura, quindi era un box vecchio da padre, il padre se n'era andato in pensione, gliel'avevo lasciato i figli e i figli gli erano andate un pochettino le cose male, avevano bisogno dei soldi e sono venuti da me, mi hanno chiesto la somma, io gliel'ho dato, insieme a Nino Strano Stellario abbiamo fatto sta società, quindi erano, cioè, tutti quelli che portavano il pesce da loro erano tutti barche vecchie, cioè, che avevano i rapporti addirittura con il padre, quindi noi non avevamo bisogno di minacciare sti marinari. Senta. Loro che cosa facevano? Cioè, temono di spiegargli il fatto del pesce, sì, così. Sì, completi. Niente, questi qua pescavano il pesce e lo portavano nel nostro box. Noi come venditore ci spettava il 10% di provvigione, perlomeno così dice la legge dentro il mercato. Perfetto. Il 10% della provvigione, il resto del ricavato andava ai marinari, tutto qua. Sì, che le risulti nel periodo in cui lei è stato interessato a questa attività? Sono stati posti in essere atti di intimidazione da parte di titolari di altri box nei confronti di pescatori, di proprietari di pescherecci, per quanto concerne la consegna del pescato? Allora, io non mi sono mai interessato ai fatti del mercato. E quindi lei non lo sa, ho capito. Quindi... Va bene. Senta, lei ha parlato di un tale a nome Fichera Alfio. Sì. È in grado di dare una descrizione fisica del Fichera Alfio? Io ho detto che Fichera Alfio non lo conosco.
Conosce il nome di Figuerafio. Quindi lei personalmente non lo conosce? No. E conosce Fichiera Paolo? Sì. Come lo conosce? Ma se il Fichiera Paolo è quello che intendo io, è un vecchio, perlomeno forse che è morto, era un vecchio grossista di pesce. E una volta l'avevo incontrato a carcere di Catania, sempre negli anni '80. Era stato arrestato, gli era stato fatto un attentato, ma non mi ricordo bene. Senta, le risulta che il Fichiera Paolo avesse un figlio a nome Fichiera Alfio? Non lo so. Senta, lei o il suo socio, per quello che lei sappia, avevate poi degli obblighi nei confronti dei pescatori, dei proprietari delle barche che vi portavano il pescato? Cioè, quando parlo di obblighi intendo riferirmi a interventi vostri, a sostegni vostri di natura economica, nel caso in cui c'era ad esempio il fermo biologico o la barca era inattiva. Sì, sì. Avevate questi obblighi. Allora, mi vuole dire concretamente in che cosa consistevano questi obblighi? Niente, questi obblighi erano che se la barca per fermo biologico o per altre cose o per avarie, insomma ci sono tanti problemi, a volte la barca non usciva, stava qualche settimana ferma e allora questi qua avevano bisogno di soldi per sopravvivere, per portare dei soldi a casa e noi davamo dei soldi per potersi mantenere, che poi scaricavamo man mano che loro portavano i pesci. Quindi, scusi, praticamente in questo tipo di rapporti i pescatori avevano interesse a consegnarvi il pescato, perché poi si creava questo tipo di legame legato appunto al sostegno che voi davate successivamente. Sì, ma queste qua sono usanze che sono sempre esistite dentro il mercato ittico, quindi se tu vuoi che le barche ti portano la provvigione, li devi sostenere nel momento in cui hanno anche di bisogno. Ho capito, ho capito. Credo, sì, un'ultima domanda. Lei ha parlato di un tale a nome Lombardo Francesco. Sì. Le risulta che il Lombardo apparteneva a qualche gruppo, a qualche organizzazione malavitosa? Sì, a quella dei Ferrera. Nessun'altra domanda per il... Grazie, signor Presidente. Avvocato Attanasio? Sì, grazie. Signor Viola, lei abitava in via Magri? Sì, dottore. E per quanto tempo vi ha abitato? Da sempre. E cioè un quartiere nelle vicinanze dell'ospedale Vittorio Emanuele? Sì. E mi può dire in quale quartiere lei ha trascorso la sua infanzia insieme con Cristaldi Salvatore? Allora, la mia infanzia con Cristaldi Salvatore io non l'ho trascorsa da vicino, cioè che abitavamo nello stesso quartiere, assolutamente. Io parlavo di infanzia e nell'adolescenza più che altro, che ci frequentavamo, essendo che io ero da bambino un carrozziere che lavorava da un Getto Peluso, con Getto Peluso che si trova in autocarrozzeria nei pressi del quartiere Picanello. Quindi io le chiedevo, siccome lei stamattina specificamente ha detto che lo conosce, lo conosco, dalla sì. infanzia e ha trascorso lì, ma il problema del carrozziere non mi interessa. Ma io stavo spiegando. Sì, no, le ripeto. Siccome lei mi ha fatto la domanda se abitavamo vicino. Lei ha detto ho trascorso la mia infanzia con Cristaldi Salvatore. E lei ha anche detto che fino a quando, fino al circa il 1980, nessuno di voi due apparteneva a nessun clan, è vero? Sì. E che lei ha saputo o ha capito, così ha detto esattamente, ha capito dal momento che lei apparteneva al clan Pillera che verosimilmente Cristaldi era impegnato in qualche altro clan al momento dell'arresto di Cristaldi nel Maxi 1, esatto? Sì, cioè abbiamo avuto le conferme di quello che noi sospettavamo, perché per quanto riguarda il Salvatore Cristaldi, ma si ricorda in quando è stato arrestato nel Maxi 1 Salvatore Cristaldi? No, non me lo ricordo. Quando è stato scarcerato? No, non me lo ricordo. Dopo la scarcerazione di Cristaldi, lei l'ha più incontrato? No.
Cioè, da quanto tempo non lo vede? Ma saranno circa, parlo gli anni 80, 79, 80, quindi saranno circa 16 anni che non lo vede. Quindi 16 anni che non lo vede, e quindi le sue notizie che egli sia appartenente ad un clan malavitoso da che cosa provengono? Già l'ho ripetuto altre volte. Le chiedo scusa, io ho bisogno che lei lo dica a me. No, glielo sto dicendo, glielo sto dicendo, ci mancherebbe. Cioè, mi dica allora. Niente, che all'interno dei clan, a parte che già il fratello venerando era un affermato al clan di Santa Paola. Quindi, ma noi all'interno dei clan seguivamo tutti quelli che loro avevano vicino. O li seguiva, la notizia la potevo prendere io, la potevo prendere un altro del mio stesso clan. No, io vorrei capire, io devo essere, le chiedo scusa, deve essere molto chiaro. Seguivamo significa che era una notizia che correva all'interno del clan. Sì. Allora lei mi può indicare un'attività, anche una sola, un'attività delettuosa, un reato commesso da Cristaldi Salvatore di cui lei abbia conoscenza diretta? Ma io ho detto prima che non lo sapevo, non lo so. Senta, lei ha parlato anche di quell'incontro in cui insieme a Santo Battaglia vi era un tale Nuccio Baroni. Sì. Mi può dire in quale epoca è avvenuto? All'incirca, in quale anno? 93. 93. Mi può dire dove avvenne questo incontro? Nel quartiere della stazione centrale. Siamo in zona Via La Libertà, ufficio Domenico Zuccaro, ufficio dei traslochi. Sì. Di Domenico Zuccaro. Avvenne di mattina o di sera? Di sera. Di sera. Mi può descrivere, se lo ricorda, dal momento, quante volte ha visto lei questo Nuccio Baroni? Una o due volte. Cioè, una pochissime, volta? Pochissime, una o due volte, non mi ricordo. Me lo può descrivere fisicamente questo giovane? Ma guarda, Nuccio Baroni è di corporatura snella, non tanto robusta, alto, scuro di carnagione. Capelli? Capelli un castano, comunque scuro, non è... Sì. No, alto ha detto, vero? Sì. No, alto, 2 metri. No, una corporatura normale, sì, alto. E quindi lei non lo conosceva da prima? No. Cioè lo ha visto in quella occasione? Sì. E poi? Se c'è stata un'altra occasione, perché ho detto è una volta o due volte che ci siamo rivisti. No, dico, non lo ricorda l'altra occasione, quale può essere? No. Senta, lei ha anche detto che nel 91 vi fu un furto in un appartamento. Sì. E qualcuno le chiese di interessarsi per sapere, insomma, credo di recuperare la refurtiva, no? Sì. Si ricorda dove era questo appartamento in... come si chiama, Baio Verde, la scogliera di Catania, per andare verso Aci Castello. Sì, ma posso sapere perché si rivolsero a lei? Niente, perché mi rivolsero a me, anche io facevo parte della malavita, quindi sì, potevo avere notizie, potevo avere notizie per quanto riguarda questo furto di questo appartamento, quindi... Voglio essere più chiaro. Dal momento che si rivolse, chi si rivolse a lei era anche lui un appartenente alla malavita, no? Sì. E quindi, voglio dire, era una sua zona di influenza quella della scogliera? No, assolutamente. Ok. L'ultima domanda. Stamattina lei ha detto che degli omicidi che accadevano, l'1% lo attribuivamo ai Cursoti e il resto ai Santa Paola, per come venivano fatti. Sì. Vorrei capire che significa, lasciavano il segno, che so, un tulipano nero, anche una rosa. Il segno di Zorro, sì. Cosa c'era? Sì, di solito il segno di Zorro veniva riconosciuto. Ho capito, grazie. Prego.
Sì, altri interventi? Avvocato, avvocato per il Presidente. Signor Viola, lei ha parlato a proposito della vicenda sulla commercializzazione del pesce di un incontro con Domenico Zucchero. Conferma le circostanze, vero? Sì. Se ricordo bene, la finalità dell'incontro era quello di creare un appuntamento tramite Domenico Zucchero con Ercolano Alde, vero? No, per creare un appuntamento io con lui, ma per fargli sapere il fatto che era successo, quindi... Eppure guardi che durante l'esame condotto al pubblico ministero, sì, sulla fine della mattinata, lei ha detto testualmente per creare un appuntamento. Io la invito a uno sforzo di memoria per quello che può fare. Ma non c'è bisogno che mi sforzo, avvocato Galì. Prego. Voglio dire io, quando Aldo in quel periodo era latitante, quindi possibilmente gli ho chiesto anche l'appuntamento, ma per una cosa del genere pensavo... Cioè, penso che non era così importante da poter incontrare a uno di quel temperamento, cioè di quella posizione di prestigio, chiamiamolo così, e di un fatto grave che era latitante, un personaggio di spicco, diciamo così. Sì, ma allora scusi, la finalità dell'incontro era quella di parlare con Domenico Zucchero di questa vicenda, conoscere subito un pensiero di Domenico Zucchero su questo fatto? No, che c'entra? Io gli ho, ho interpellato Domenico Zucchero perché mi è venuto più facile incontrarlo, quindi per fargli riferire all'Ercolano i fatti che erano successi dentro il mercato ittico, tutto qua, da mandargli un'ambasciata. In ogni caso lei cercava un collegamento verbale anche con Aldo Ercolano, giusto? E mi spieghi che significa verbale. Cioè, lei voleva che in ogni caso Ercolano avesse una conoscenza di questo fatto. Giusto. Ma allora, scusi, mi faccia capire, in virtù di quali fatti lei aveva la certezza che Domenico Zucchero potesse vedere o incontrare Aldo Ercolano? Ma in virtù di quali fatti? Anche lui, Domenico Zucchero, io ne ero certo, sicuro, che faceva parte del gruppo appunto dell'Ercolano, quindi mi ci sono rivolto perché noi avevamo anche i contatti, perché io mi sognavo una mattina di incontrare Domenico Zucchero, che era un lavoratore, ci andavo a dirmi fammi trovare l'Ercolano, quindi per andarci avevo delle motivazioni per poterci andare. Giusto, e io vorrei conoscere proprio quali erano in circa queste motivazioni. Ma anche lui, le motivazioni... Ascolti, signor Viola, sì, sì. La certezza, la sicurezza che lei ha avuto e che l'ha spinta a questo incontro, vorrei sì. cercare di capire, in parole semplici, da che cosa lei la ricavava. Ma noi, avvocato Galì, noi sapevamo, come le ripeto, tutto di quelli che erano vicino, che gravitavano perlomeno attorno al clan di Santa Paola. Quindi quando io andavo da uno ci andavo con la certezza che ci potevo andare, cioè non dovevo sbagliare a individuare una persona per un'altra, questo. Quindi come io ho saputo che Domenico Zucchero faceva parte di questi clan, sono cose che noi all'interno del clan avversi sapevamo. Ma non c'erano allora fatti ben precisi che le potessero dare la certezza che Domenico Zucchero potesse incontrare Aldo Ercolano? Non c'erano? Non c'era qualche fatto ben preciso da cui lei potesse ricavare questa certezza dell'incontro? Cioè no, lei... no, no. Ecco, allora mi dica, secondo lei poi in effetti ci fu l'incontro tra Domenico Zucchero e Aldo Ercolano? Cioè... Lui mi ha mandato la risposta, poi se lo ha incontrato non lo so, se questa persona poi ha incaricato un'altra persona per farglielo sapere non lo so, però la risposta è stata positiva, che io tutte le volte che le barche per caso pescavo un intorno lo potevo vendere anche nel mio box. Quindi... Scusi, lei ha detto lui mi ha mandato la risposta, lui chi? Domenico Zucchero a me mi ha dato la risposta, però mi ha dato la risposta positiva, il che significa che sicuramente abbia parlato con Aldo Ercolano. Ma questo in via ipotetica, cioè lo pensa lei, ma non ha la certezza che effettivamente abbia parlato con Aldo Ercolano e che quindi si sia incontrato? Ma non è che lo Zucchero si poteva permettere di darmi una risposta senza aver parlato, o perlomeno farglielo sapere all'Aldo Ercolano?
Beh, mi scusi, signor Viola, questa è in via ipotetica, giusto? Vabbè, diciamo che è in via ipotetica. Dica come vuole, però è così. Mi pare di capire così, comunque. Senta, a proposito dell'omicidio dei Pigiari, cioè i fratelli Giordano, lei ricorda esattamente quanti furono i fratelli Giordano uccisi? Ma guarda, sicuro era Salvatore, ma mi sembra che poi è stato ammazzato un altro, però... Ricorda il nome di quest'altro? Sono rimasti due fratelli, quindi o era Pippo o era Saron, però non lo ricordo perché su chi dei due è morto. E allora possiamo dire che si limita semplicemente al 2 il numero dei morti dei fratelli Giordano? Ma guarda, siccome questi qua hanno subito attentato, cose, quindi non vorrei sbagliarmi e dare una risposta affermativa. Quindi, non lo so, non lo no, so. Signor Viola, ci mancherebbe, per quello che le ricorda. No, stiamo appunto, cercando di ricostruire la verità. No, ma ci mancherebbe, neanche io. Non mi ricordo bene, in effetti, se anche l'altro è morto o è stato solo ferito dopo il fatto del primo. Però non mi vorrei sbagliare, ma erano due i morti. Lei conosce Introvaia Salvatore, vero? Ne ha parlato poco fa. Sì. Lei ricorda durante il periodo di conoscenza e di frequentazione di Introvaia Salvatore se era una persona che era un commerciante che pagava regolarmente tutti i suoi debiti, i debiti derivanti dalle forniture commerciali? Guardi, Salvatore Introvaia è nato, le dico in parole mie, come truffatore. Truffatore nel senso che questo qua avevo questa azienda, ma prima dell'azienda facevo il venditore ambulante, perché io ci ho lavorato da bambino con Salvatore Introvaia, quindi anche questo, io... Questo non lo sapevo, che attività svolgeva con Salvatore Introvaia lei? Io il venditore ambulante. Sempre di genere di abbigliamento? Sì, ma ero ragazzo, piccolo, quindi partivo con loro con i camion, così, quindi il Salvatore Introvaia era un venditore ambulante. Dopodiché, nella sua attività di venditore ambulante, sì, nella città di Catania, perlomeno in quell'ambiente dei venditori ambulanti, si diceva che Salvatore Introvaia faceva molte truffe alle ditte del nord. Quindi, poi comunque l'ho perso di vista, poi ci siamo rivisti e anche io poi ho avuto le conferme anche da lui che lui parecchie ditte del nord li aveva truffati di diversi milioni, quindi diciamo che era un truffatore di queste cose, di abbigliamento. Sì, questo era... È molto chiaro, signor Viola. Senta, lei ha detto diversi milioni, forse centinaia di milioni considerato anche il volume di affari. Sì, sì. Centinaia di milioni, vero? Anche. Senta, lei ricorda qual era normalmente il meccanismo delle truffe che metteva in atto Introvaia Salvatore? No. Lei ricorda se nei confronti di Introvaia Salvatore, proprio per questo meccanismo delle truffe a cui lei ha fatto riferimento, pendevano istanze di fallimento? Ma sicuramente le hanno fatte, però non lo so, non lo ricordo completamente. Va bene, non ho altre domande, la ringrazio. Prego. Presidente, posso? Intervento successivo? Posso, Presidente. Avvocato Catania. Avvocato Catania. Sì, grazie Presidente. Signor Viola, lei ha già parlato, mi pare, di una provvigione che i pescatori dovevano dare ai titolari dei box. Questa provvigione è una provvigione legale o è frutto di imposizione? No, non è imposizione, ma è una provvigione legale. Nel senso che diciamo i pescatori devono versare un prezzo a titolo di mediazione, sarebbe una forma di mediazione nei confronti di chi vende il pesce. Perfetto.
Questo meccanismo che a lei risulti è un meccanismo, credo, in uso in tutti i mercati del pesce, di qua a Catania, a Siracusa, non lo so, alla Citrezza? Non lo so, quello di Catania lo so, gli altri non li so. Cioè non sa se ai rigattieri a Siracusa viene pagata la stessa intermediazione? No, non lo so. Non lo sa, alla Citrezza non lo sa nemmeno. Solo quello di Catania. Solo quello di Catania. E lei invece ha parlato di un altro meccanismo, di questo obbligo di conferire, anche se non sa specificare poi atti di minaccia. Però dico, ecco, sul mercato di Acitrezza, lei sa se c'è un simile meccanismo o il mercato lì è libero? Non lo so. Quando ha acquistato lei la quota di questo box di cui dice che di essere diventato comproprietario con questo vecchio proprietario del box? Nel 91. E l'ha ceduta? Nel 93. 93 quando? Nel 93, ma il secondo semestre del 93. Cioè quando già collaborava? Sì. E mi faccia capire in relazione all'ultimo suo periodo di detenzione. Lei è detenuto, viene arrestato l'ultima volta nel novembre 92, giusto? Sì. E viene scarcerato nel maggio 93? Sì. Poi è subito all'obbligo di soggiorno, il divieto di soggiorno, non ho ben capito. E comunque subito dopo la scarcerazione a San Michele di Ganzaria? Sì. Da San Michele di Ganzaria passa a Sant'Alessio? Sì. E poi da Sant'Alessio? A Catania. Da Sant'Alessio già collabora lei, mi pare, o no? Sì. Già collabora. E poi dopo da Sant'Alessio si allontana dalla Sicilia? Cioè non ho interesse a sapere dove si trova adesso, cioè mi interessa proprio in quel preciso momento. Dico, dopo che lei a Sant'Alessio, diciamo, già là incomincia lei a collaborare e quindi poi si muove da collaborante, diciamo. Sì. E va via probabilmente dalla Sicilia, immagino, no? No, subito dopo. E quindi, mi scusi, Domenico Zuccaro dove l'avrebbe incontrato? A Sant'Alessio? No, avvocato, forse lei non sono stato chiaro nel dirgli che quando io collaboravo ero libero, non me ne sono scappato dalla Sicilia, me ne sono andato dopo dalla Sicilia, alla fine del 93, quindi noi siamo dal maggio, giugno, luglio, quello che potrebbe essere la mia permanenza nel paese di Sant'Alessio, fino ad arrivare al dicembre del 93, quindi ho avuto 5-6 mesi di libertà nella città di Catania, non fuori dalla Sicilia. Allora vediamo se ricostruiamo. Quindi lei incomincia a collaborare e ritorna a Catania? Sì. E in questo periodo, quindi, in cui lei già collaborava, contatta Domenico Zuccaro? Sì. Ho ben capito. Quindi che cos'era? Era un'operazione di polizia che lei voleva fare sostanzialmente? No, l'operazione di polizia non la volevo fare, non l'ho fatto. Se era già collaborante, lei a quel punto credo che ha tutto l'interesse a far sì che qualcuno cada nella rete, no? No, tutto questo interesse non ce l'ho perché non mi interessava. E allora che fa? Continuava a mantenere contatti, diciamo, con un mondo di illegalità? Io continuavo a avere i contatti con il mio clan e con tutto quello che succedeva da Catania. Perché io era già collaborante. Io non raccontavo le cose alla polizia, non ero un, diciamo. Quindi allora ho ragione io a dire che lei era già questa in qualche modo un'operazione di polizia, quella che lei intendeva fare. Ma non lo so se lei la pensa così, comunque l'operazione di polizia io non la volevo fare perché non avevo che farle. Questa operazione di polizia. Valuteremo, non è inutile che ci mettiamo a tu per tu, io e lei. No, io a tu per tu con lei non mi ci metterò sicuramente. No, ma nemmeno io perché ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Dunque, lei ha parlato più volte di Aldo Ercolano, dicendo che era, l'ultima volta ha detto che era un membro di prestigio, ma lei in fondo questo lo sapeva perché questo nome girava? Era questa la voce che girava a Catania o da altri elementi? Anche.
Anche che vuol dire? Anche era quella la voce che girava nella città di Catania. E gli altri elementi quali sarebbero? Naturalmente sarebbero che noi siamo sempre, noi all'interno del nostro clan sapevamo chi era Decolano, quindi sapevamo che era lui il responsabile del gruppo del Santa Paola, quindi da questo derivava. Sapevate, nel senso che pensavate, sospettavate che fosse lui, perché non mi pare che eravate in rapporti di alleanza, secondo quello che dice lei, con questo gruppo? Avevamo rapporti di alleanza? No, dico, non eravate, eravate. No, no. Non eravate alleati. Non ho altre domande. Finito, avvocato Catania? Allora, l'avvocato Marino? Sì, grazie. Senta, Viola, lei stamattina ha detto che si sarebbe visto più di una volta con Marsiglione. Conferma questa circostanza? Sì, una o due volte, non più di una volta. Che cosa intende dire, avvocato? Le chiedo se parecchie lei... volte no. Poche volte, una o due volte. Se lei conferma, sì, la circostanza che si sarebbe visto più di una volta, sì, ovvero la smentisce e dice che si sarebbe incontrato una sola volta. No, no, non la smentisco. Cosa dice allora? Che mi ci sono incontrato, appunto, una o due volte. E lei deve essere più preciso, però. Una o due volte. Allora facciamo due volte, così siamo più sicuri. Così mi permette di fare, ma... la contestazione... Giusto. Secondo cui lei nel processo Santa Paola più 3, alla pagina già citata dal signor pubblico ministero quest'oggi, alla pagina 172, lei aveva a dire, rispondendo proprio ad una domanda, se mal non ero, del pubblico ministero, che si sarebbe incontrato una sola volta, così come si è incontrato una sola volta con altri con altre persone che lei stesso ha citato. Allora io insisto nel dire che sono due volte, perché io stamattina dicevo che non mi ricordavo bene se era stata una volta o due volte, come volevo dire adesso. Però lei, essendo che ha la memoria più fresca della mia, perché io no, no, sì, cioè mi fa ricordare, no, no, voglio dire, mi fa ricordare, sì, in effetti sono le due volte, perché stamattina ho parlato solamente dell'incontro, noi dove abbiamo discusso della questione FAES, sì, e in effetti non mi sono ricordato che avevo avuto un altro incontro con il signor Massiglione, il signor Battaglia e gli altri arcidiacono. A proposito di che cosa? A proposito, quando c'era stata messa la bomba nella caserma dei carabinieri di Sant'Agata di Gravina di Catania. E io le faccio una seconda contestazione. La faccio, poco. Lei nell'interrogatorio, nella deposizione, intervista resa il 20 settembre 1993, non parlava affatto di Marsiglione Francesco. No. Cos'è? Ora lei ha avuto una folgorazione sulla via di Damasco, per scusi, cui ricordo no, sta citando, avvocato, mi scusi, cosa sta citando lei? Quale sto portale? Citando io un'interrogazione resa da Viola il 20 settembre 1993. A chi? Ai carabinieri, nonché al pubblico ministero, dottor Amedeo Bertone, così leggo. Vabbè, andiamo avanti. La legga, avvocato. E che devo leggerla tutta? Non c'è, le dico che non c'è il nominativo del Marsiglione. Ma se fa una contestazione la legga. Io lo deposito, dico semplicemente che non c'è nell'arco della deposizione. Ma lo dice lei, avvocato. E lo dico io, e io, lei ha il dovere di credermi. Io non sono qui per raccontare favolette. Ma di... non è che stiamo, è un fatto privato allora, tra me e lei, avvocato. Io sto citando la deposizione e poi questa deposizione la darò ovviamente al collegio e quindi come la dà avvocato al collegio? Se non la contesta, come la vuole dare? Ma l'ho già Marino, avvocato Marino, completi la contestazione, cioè deve indicare il passo. Io contesto in cui... che in deposizione del 20 settembre 1993, allorché il Viola veniva sentito
in interrogatorio, leggo verbale di interrogatorio. Le chiedo scusa, Presidente, anche se sembra inconsueto, non mi pare che si possa contestare tramite una dichiarazione che non è agli atti. Non risulta depositata. Ma non è non neanche quella di Santa Paola. Effettuare la contestazione. Grazie. Sono d'accordo con, una volta tanto con l'avvocato Russo. Presidente, posso andare avanti? C'è un'opposizione. Ah, c'è un'opposizione, che cosa? Vediamo intanto se risulta questa dichiarazione che faccia parte. Ma non è agli atti questa, come non è agli atti quella del processo Santa Paola più 3. Ma quella c'è, avvocato. Se gliel'ho dato io, no? Mi dice che non ma c'è. Ma c'è in che senso? C'è, che fa parte del fascicolo del dibattimento, avvocato. Confermato dagli avvocati, sicuro. E allora? È strano però che giusto ieri la Corte si è pronunciata con ordinanza, nel senso che non possono essere utilizzati neanche per le contestazioni in verbale di dichiarazione che non siano state offerte alla controparte. Dovrebbero essere inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, ma quantomeno devono essere offerti prima dell'esame della persona. Pensavo che fosse inserita nel fascicolo del pubblico ministero. Andiamo avanti. Ne prendo atto. Ad ogni modo non c'è assolutamente il nominativo di Marsiglione, così come invece sosterrebbe Viola. Senta Viola, lei di questa, chiamiamola, società tra il signor Marsiglione e il signor Arcidiacono in ordine al negozio di abbigliamento, da chi ne ha sentito parlare? Oppure le risulta personalmente? Se no. Le risulta personalmente, ci può dire come le risulta? Allora, come ho detto stamattina, me l'hanno detto loro stessi che in quell'occasione che erano loro i proprietari del negozio di abbigliamento di Mister Bianco. Quindi dal quel negozio, cioè la giustificazione dei soldi che in travaglio doveva dare a loro. E di quale esercizio vi hanno parlato? Appunto dell'impero moda di Mister Bianco. Lei ha mai visto questo negozio? Io no. Sa se si occupasse di dettaglio o di ingrosso? Non lo so, avvocato, quindi... Ha mai sentito parlare? Parlavamo noi di negozi di abbigliamento, quindi non ho specificato se in effetti era ingrosso, se era a dettaglio, se vendevano bambini o vendevano donne. E lei ha mai visitato l'esercizio di Introvai a Salvatore? Sì. Era un piccolo esercizio o un grande magazzino? Un grande magazzino. Quindi lei si sentirebbe di escludere che un negozietto al dettaglio potesse fornire merci ad un negozio grande magazzino, per dire? Mi ripeta la domanda. Cioè, può secondo lei un negozio al dettaglio fornire un grande magazzino? Un negozio a dettaglio, quello del Travaia? No. O quello del Marsiglione? O quello del Marsiglione, quello che lei dice essere del Marsiglione. Ma non sicuramente, vede che c'è là, non è che era un negozio a dettaglio, sia quello del Travaia che sia quello del Marsiglione, erano negozi regolari, cioè dove venivano gestiti solamente per la vendita al pubblico, ma là se erano state create per fare delle truffe è logico che lo poteva servire, perché acquistando della roba senza pagarla arrivava in quantità tutta la roba che si voleva, era giusto che si doveva smistare, quindi non si poteva fare. Non capisco di cosa stia parlando. Comunque, senta, lei ha detto che ha visitato il negozio dell'Introvaia. Dove si trovava questo negozio? A Mister Bianco, nella zona industriale di Mister Bianco. E ha mai sentito parlare di una ditta Framar, sempre a Mister Bianco? Frama? Sì. No. Senta, quando lei si è incontrato, lei ha detto che si è incontrato con Marsiglione e quindi Introvaia, nel 93? Nel 93, ma quando, in che periodo? Se noi abbiamo detto la fine dell'estate, quindi fine dell'estate sarebbe settembre su per giù, no? Penso di sì. Ecco. Ha sentito dire se Marsiglione avesse
anzi fosse stato dichiarato fallito prima? No, non lo so, non lo so. Non gliel'ha detto né Introvaia né gliel'ha detto, gliel'avrebbe detto neanche Marsiglione? No, non mi quindi ricordo. Lei questa circostanza non l'ha presa? No, non me lo ricordo, può darsi pure che l'abbia presa, ma in questo momento onestamente non me ma lo ricordo. Lei in settembre rendeva dichiarazioni comunque alla forza pubblica, ai carabinieri eccetera? Sì, sì. E se lei l'avesse saputo gliel'avrebbe detto oppure no? Ma che era fallito? Cioè, penso di sì, non lo so, in base alle cose no. Che... cioè, non... Mi dico un'altra cosa, sì. Lei ha parlato pure di truffe che sarebbero state portate avanti da Marsiglione, lei di questo fatto come ne ha appreso l'esistenza? Le truffe, quando io ho iniziato diciamo a interessarmi nel caso Intravaia, Intravaia che era in contatto con loro per motivi sì. Di lavoro, di truffe, sì. Cose, ti raccontava sempre tutte queste cose che succedevano all'interno quindi dei negozi. Quindi lei l'ha preso da Intravaia, non le costa personalmente? No, personalmente che lui ha fatto una truffa a me non me l'ha detto mai. Sì, e per quanto riguarda il discorso dell'usura, lei a un certo momento in una dichiarazione dice faceva usura alla grande. Sì. Di questo fatto lei ne ha preso personalmente e direttamente l'esistenza oppure no? Allora, da questo fatto io ne ho preso l'esistenza da quando sempre mi sono, perché l'unico fatto che noi ci ha portato a conoscerci e a discutere per il fatto con Massiglione e con gli altri è stato il fatto di Salvatore Intravaia, quindi era un fatto. Lei non ne ha preso personalmente. Quindi era un fatto, come non personalmente, l'ha discusso, l'ho curata io questa cosa per alcuni mesi, quindi il contatto diciamo che era fra me e loro appunto per risolvere questo problema dei soldi e interessi che gli avevano dato a Salvatore Intravaia. Ma lei ha detto stamattina che vi sarebbero state delle versioni contrastanti. Che cioè, lui diceva, sì, in effetti, ecco, in che lui diceva che gli avevano prestati dei soldi mentre Marsiglione dicevano che in effetti parte erano dei soldi dati. No, Marsiglione che cosa le dice? Lui non deve aggiungere storicamente. No, io non aggiungo avvocato perché non ho nessun allora, interesse di aggiungere. Questo non lo so. Ad ogni lo so io avvocato. Voglio dire, lei stamattina ha detto e le chiedo se conferma la circostanza. Mentre Introvaia diceva che sì, ma gliela stavo confermando. Sì, Marsiglione sì. Diceva invece che questi che soldi gli erano gli aveva dati in merce. Aveva fornito della merce. Questa circostanza sì, la conferma? Sì, ci manca. Perfetto. E allora io le richiedo ancora un'altra volta, visto questa sua dichiarazione di quest'oggi, di questa mattina, sul discorso di usura, lei cosa risulta a parte Introvaia? Allora, a parte Intravaia, per quanto mi riguarda, noi precedentemente agli incontri che sono stati fatti con me e lo Iene Giacomo, noi avevamo un amico che si chiama Nino Balsamo, che questo amico era quello inizialmente che si era incaricato di risolvere il problema del Salvatore Intravaia. Oh, forse non ci siamo capiti. E la mia, una domanda che presuppone una risposta monosillabica, un sì o no? A lei risulta personalmente che Marsiglione personalmente Francesco... no prego? Personalmente no. La ringrazio, non ho altre domande. Prego. Altri interventi? Avvocato Passarello? Signor Viola, lei con riferimento a Crisafulli ha detto che lo stesso sarebbe uomo del gruppo di Tucci e che di questo gliene parlava spesso tale Paolo De Pisi. Ecco, io desideravo sapere qual è il periodo in cui il Paolo De Pisi l'avrebbe messo a conoscenza di questo particolare. Di Paolo De Pisi... io l'ho frequentato pochissimo,
perché appena io ho sceso da soggiorno obbligato del Molise, anno fine 88 inizio 89, prima che mi succedesse l'attentato, quindi è prima della morte dello stesso Paolo. Quindi siamo un periodo brevissimo dove appunto il Paolo Vitale aveva avuto dei contrasti con Salvatore Ducci, ho capito. Quindi e lì mi nominava queste persone. Grazie, non ho altro. Prego. Sì, Presidente, le chiedo scusa perché nel corso dello svolgimento del controesame vorrei prendere delle notizie, cioè l'incontro presso l'ufficio di Zuccaro, come ha detto il signor Viola, con la presenza di Santo Battaglia e del Nuccio Baruni, avverrebbe quindi nel 93. Sì, nel 93, nel momento in cui lei prima è a San Michele di Canzaria, sì, e poi a Sant'Alessio, sì, da Sant'Alessio come mai lei è autorizzato a tornare a Catania? Le viene revocato il soggiorno oppure sì, è ufficialmente? Sì, mi viene revocato il soggiorno. Come dice? Mi hanno revocato il soggiorno, tramite istanza che avevo presentato mi hanno revocato il soggiorno. E quindi lei viene a Catania? Sì. E già collabora? Sì. E quindi lei di questo incontro al quale deve recarsi e al quale sono presenti questi personaggi? Sì. Lei diede comunicazione oppure no a coloro i quali avevano interesse alla sua collaborazione? No, dopo che io mi ci sono incontrato, gli ho parlato che mi ero incontrato con questi personaggi, così, e gli ho raccontato il fatto per quale motivo mi ci ero incontrato, tutto qua. Cioè lei non, un incontro così importante non lo comunica in anticipo? Sì, può darsi anche che l'ho comunicato in anticipo, ma però non c'era niente di importante perché non erano persone né ricercate e non si doveva discutere di cose... cioè si doveva discutere il problema di Salvatore Indravai, quindi... cioè sì, non era una cosa importante quella della guerra oppure no? No, guerre non ce n'erano in atto, quindi quale guerra dovevo discutere? Cioè non erano persone importanti quelle con le quali lei si incontrava? Come no? Come personaggi importanti lo erano, importanti, specialmente qualcuno di loro, però voglio dire quindi non è, lei dice non si ricorda se lo comunicò? No, possibilmente l'ho detto prima, non e ci manchia. Nessuno le disse per esempio si porti dietro un piccolo registratore, vediamo cosa dicono queste persone? No, cosa, no, di che cosa conversate? Nessuno la seguì? No, per vedere chi erano i partecipanti alla riunione? No. E lei già collaborava? Sì. Non le sembrò strano questo disinteresse da parte, diciamo, di coloro i quali l'assistevano in questa sua collaborazione? No. Va bene, grazie Presidente. Sì. Una domanda, signor Presidente. Signor Viola, lei ha riferito pochi minuti fa di un incontro con Santo Battaglia. Ricorda la circostanza? Ma l'ho detto poco fa. No, è stato nel pomeriggio. Comunque, no, non che si sia incontrato poco fa. Poco fa lei ha riferito che tempo addietro ha avuto un incontro con Santo Battaglia, è vero? Sì, ho finito di dirlo adesso. Sì, sì, e io cerco di collocare nel tempo questo incontro. Lei all'incirca ricorda quando avvenne? Nella fine dell'estate, ho detto. Dell'anno? 93. Va bene, grazie. Allora, altri interventi? Pubblico Ministero? Il Pubblico Ministero, mi permette ancora una domanda. Senta, Viola, in trovaia lei era debitore precedentemente a quell'incontro di cui ha più volte parlato? A me? Sì. No, non mi dovevo dare niente. Non doveva darle nulla? A me no, precedentemente a questi incontri. Dopo questi incontri
diciamo, per la morte di Pippo Scaringi io gli avevo prestato. E lei questi soldi li era prestati dopo l'incontro? Sì, per fargli rispettare la data della scadenza. Quindi precedentemente niente. Quindi poi lei aveva altri incontri con Introvaia nei quali si assicurava che le scadenze venissero, fossero, no, perlomeno rispettasse la parola che noi avevamo preso. E lei ha avuto conferma di questo fatto? Cioè, di... secondo quelle che sono le sue conoscenze, Introvaia ebbe a pagare questi regolamenti? Il primo sì. Il secondo abbiamo procurato, appunto io gli ho procurato questi soldi nella buonanima di Giuseppe Scaringi, glielo ho dati e poi non so se in effetti li ha pagati o se n'è andato, perché poi io me ne sono andato, quindi non so più. No, voglio dire, per la stima che lei ha detto precedentemente nei confronti dell'Introvaia, che lei ha definito truffatore. Sì. Dal momento che doveva come dire, mantenere e assolvere a delle obbligazioni, come mai non si risolse lei a far fronte alle obbligazioni stesse, di modo da essere sicuro che queste obbligazioni venissero rispettate? E che cosa dovevo fare per farglielo rispettare? Pagava lei, visto che lei procurava i soldi, li pagava direttamente a chi di dovere. Ma io procuravo i soldi, io gli ho fatto quella cortesia una volta sola, non è che potevo procurare quelle cifre assolutamente, anche se potevo non l'avrei fatto. E poi questi soldi a lei li ha restituiti? No, perché come le ripeto, Scaringi nella sera che me l'ha prestato è stato ammazzato, poi io sono partito. No, quindi... no, voglio dire a lei, è lei che gliele ha prestati i soldi all'Introvaia, no? Glieli ha portati lei i soldi successivamente all'incontro o... Lei sì, parlava sì, prima. No, lasci perdere l'incontro. Questo dopo. Lei ha dato dei soldi all'Introvaia. Oh sì, e lui mi ha dato un assegno. Perfetto. E questo assegno io gliel'ho fatto cambiare a Giuseppe Scaringi. Ecco. Oh, e questi soldi io gliel'ho dati a Salvatore Introvaia. Che lui si è impegnato che pagava gli assegni che gli avevo fatti a quelli dell'incontro, più dovevo pagare alla scadenza l'assegno che mi avevo fatto dare a Pippo Scaringi. Per Scaringi. Questo qua. Quindi. Questo Scaringi. Quindi scusi. Scaringi a me mi ha fatto solamente il favore di cambiarmi l'assegno. E quindi è una persona a lei amica, voglio dire. Sì, cioè, denaro, era amica, perché era, poi l'hanno ammazzato. Non so se era amica. Dico, lei, data la stima che aveva nei confronti di Introvaia, che lei ha definito truffatore, sì. Come mai si faceva prestare dei soldi da altri? Quando appunto l'Introvaia aveva questa nomea, per così dire, o questa stima da parte sua? Ma la nomea lui l'ha sempre avuta, però è anche vero che per tutta la vita ha pagato dei soldi che si comprava e che truffava, però il fatto sta che questo qua usciva sempre a galla di tutte le situazioni disastrose economiche che gli erano successe. Quindi anche quella volta lui, anche quella volta sola, lui a me... è arrivato a convincermi dicendo che lui a più presto rialzava il negozio, lo faceva lavorare, però gli dovevano dare del tempo. Infatti il mio interesse era quello di dargli più tempo possibile per farlo risollevare tutto qua. Quindi avevo creduto io alle storie che lui mi aveva raccontato. Ecco, quindi tutto. Allora sostanzialmente penso che se lei dovesse dare una definizione di Introvaia, la darebbe nel senso che che è una persona che riesce comunque a venire sempre a galla. In un modo o in un altro, è così? No, no. Allora, noi parliamo del fatto commercialmente, sì. Commercialmente, sì. Commercialmente, quindi è una persona che comunque riesce a cavarsela. Sì, commercialmente. Possiamo dire in maniera anche spregiudicata. Ma se lei la vuole definire così, sì. No, io gradisco che lei la... Vabbè, io non so dare le parole esatte come le dà lei, avvocato, ci mancherebbe, però voglio dire... Insomma, vabbè, insomma, anche a mezzo di truffare la gente, ecco questo. Lo diciamo così, è più sporco e più bello delle la cose. Ringrazio. Prego, poi. Devo recuperare una domanda dopo. Grazie. Che passeremo. Grazie. Signor Viola, mi pare che lei stamattina abbia detto di aver ricevuto una confidenza di questo Introvaia a proposito dell'incendio della FAIS di Caltanissetta. Sì, esatto, sì. Cioè che se ne sarebbe occupato chi?
Allora, lui là aveva degli interessi in comune con Ducci Salvatore, quindi se ne doveva occupare lui per quanto riguarda l'incendio del negozio insieme a un altro personaggio. Ho capito, del... quindi l'intravaia le disse che se ne sarebbe occupato il Tuccio. Esatto. Cioè che stavano facendo questa truffa all'assicurazione d'accordo con Duccio. Ho capito. Quando glielo disse questo? Ma in questo periodo che io seguivo questa vicenda, quindi... Sì. Cortesemente l'anno o il mese grosso? Perlomeno, parliamo del 93, avvocato. Non... Perché del 93? Prima... Sì. Grazie, non ho altro. Sì. Dico ministero? Qua sono così. Eh? Ah, avvocato lì. Corretto. Può dire se ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? Chi? Lei. No. Lei, dopo che è stato rimesso in libertà, è stato nuovamente arrestato? Quando? Dopo che lei è diventato collaborante, è stato rimesso in libertà, ha detto. Ma io non sono stato mai arrestato da quando sono collaborante. Grazie, un'altra domanda. Prego. Pubblico Ministero. Signor Viola, nel pomeriggio su sollecitazione della difesa lei si è ricordato di un altro incontro con la partecipazione di alcuni componenti dell'organizzazione Santa Paola. Ci vuole dire quale fu il contenuto di questo incontro, l'occasione di questo incontro? Allora, c'è stato un incontro, se è stato prima però che abbiamo discusso il fatto dell'intravaia o prima quell'altro dove quando hanno messo la bomba in Casemma, non lo so se è stato prima o dopo, cioè non riesco a collegarlo bene. Però in quel periodo che io mi incontravo, discutevo le cose appunto di questo sabato di travaglio, un giorno c'è stato un attentato alla casemma dei carabinieri di Santa Catalina Battiato di Gravina di Catania, cioè. Quindi niente, abbiamo fatto questo incontro dove noi abbiamo parlato, discusso anche per quanto riguarda il fatto di questa casemma, che in città c'era un pochettino di casino. Quindi che abbiamo toccato questo tasto. Beh, che anche loro erano preoccupati per questo che era successo e anche loro chi? Quelli di questo appuntamento, cioè il Battaglia, il come si chiama? Arcidiacono e gli altri, cioè nel senso preoccupati perché anche cioè dicevano che non era giusto, cioè quello che era successo, che insomma era una cosa che dava fastidio anche a loro come organizzazione, un fatto del genere, quindi che avevano persone latitanti, quindi insomma queste cose qua, i soldi della Mendele, ora non mi ricordo bene le parole esatte che abbiamo discusso, però che il fine era un po' questo. Ma erano rappresentati tutti i gruppi o soltanto alcuni o soltanto il vostro e quello facente capo al Santa Paola? Vi erano altri gruppi, altri rappresentanti di altri gruppi? Nell'incontro che abbiamo avuto? Non me lo ricordo se c'erano altre persone ma sempre appartenente al clan del Benedetto Santa Paola. No, dico di altri gruppi, di altre organizzazioni. No, non me lo ricordo onestamente. E si diede un'attribuzione, si fecero delle ipotesi su questo attentato oppure non le ricordo? Ma se a me mi sfugge, però ne abbiamo parlato, ricordo che ne abbiamo parlato, però le parole esatte non riesco a collegare, quindi mi potrei anche sbagliare di quello che dico, quindi non vorrei farlo questo.
Lei conosce Turi Filistad? Sì, Turamo. Di quale gruppo o a quale gruppo apparteneva? Allora, Salvatore Turamo prima era appartenente al clan di Nino Pugliese, cioè Asavasta. Dopodiché c'è stato un periodo anche di transazione, ma breve, si era avvicinato a noi insieme ad Angelo Stabile, e dopo di questo fatto sapevo che se n'era andato appunto vicino al clan di Benedetto Santa Paola. Non ho capito chi. Filistad, Turamo. Cioè non ho capito, dico, era nato nel gruppo della Savasta. Poi... Cioè nasce come gruppo della Savasta, poi negli anni 88-89, quando noi abbiamo, diciamo, questa guerra con Giuseppe Sciuto, fa un periodo di transazione nelle nostre fila, diciamo così. Dopodiché negli ultimi anni ho saputo che si era avvicinato alla famiglia di Benedetto Santa Paolo, precisamente nel gruppo di Tomà Passoto, forse. Ecco, ma sa se poi effettivamente transitò oppure questo avvicinamento? No, non lo so, perché poi io non l'ho visto più dall'89 a Salvatore Filistad, quindi sapevo così. Le conosce Scaravidi Salvatore? Sì. Ci sa dire se era inserito in organizzazioni criminali ed eventualmente quale ruolo avesse? Sì, lui era inserito nel clan dei Custodi. Mi scusi, allora, anche Salvatore Filistad faceva parte del gruppo dei Custodi dopo, mi ero un pochettino confuso. Quindi Salvatore Scaravilli era da sempre stato vicino ai Custodi di Giuseppe Carozzo, vicino, un esponente grosso all'interno dell'organizzazione. Poi lui negli anni 90 ha preso il comando di questa organizzazione insieme al cognato di Carozzo, a Nicolo Faro. Quindi niente, poi cioè, per quando... sa se familiari dello Scaravilli sono stati uccisi o comunque... Sì, è stato ucciso prima il fratello Orazio e dopo il fratello Giuseppe. Lei sa quale fosse il soprannome di Scaravilli? Mussillo. Lei conosce Riccardo Messina? Sì. Sa in quale organizzazione Di Nina Savasta, di Pugliese. Lei stamattina, rispondendo alla domanda del pubblico ministero, ha detto che le risultava che oltre la sua organizzazione altre organizzazioni si occupassero del... Ha altre informazioni su questo traffico di stupefacenti? Guardi, noi per quanto riguarda il gruppo Custodi abbiamo avuto a che fare con le stupefacenti. Per quanto riguarda la Savasta, per quello che mi risulta, non abbiamo avuto mai a che fare per spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda l'organizzazione dei Santa Paola, so che facevano anche spaccio, cioè vendevano anche droga, facevano spaccio di stupefacenti. Però in effetti io con loro non ho avuto mai, tranne che sono stato io a quella volta a vendere della roba sia a Grilli che al Faro, quindi non ho avuto mai contatti diretti con loro. Però la nostra organizzazione sapeva e circolava la voce che anche loro facevano parte, cioè vendevano questa merce. Dice in particolare sa chi gliela fornite, ricorda chi gliela fornite? No, ma cioè quando noi parlavamo di questi fatti se ne parlava, perché c'erano, cioè all'interno della nostra organizzazione, che le posso dire, parlavamo tutti fra di noi, quindi si diceva che anche loro lavoravano con sostanze stupefacenti. Però in effetti
fonde sicure o cose. Lei ha avuto solo questi due episodi? Sì, sì. Lei sa il Garilli e il l'altro, come si chiama? Faro. Faro, in che zona operavano in particolare? Allora, i Garilli, se non sbaglio, operava nella zona di vicino al cimitero, a Santa Tandapame. Il Faro, a Via La Libertà, in un bar, se la faceva spesso, si chiama Bar Sapienza, via Archimede, Via La Libertà, là. Ecco, si è parlato di Franco di Francesco Lombardo. Lei ricorda se qualche familiare del Lombardo, familiare o affine del Lombardo, sia stato ucciso, oltre appunto lo stesso Lombardo? No, non lo so. Non lo so. E le indicazioni sulla paternità di questo omicidio, così come lei ha riferito stamattina e oggi pomeriggio, le ha prese da chi in particolare? Non me lo ricordo chi me l'ha detto di preciso che ha commesso questo omicidio, cioè, però era una voce che circolava insistentemente all'interno della nostra organizzazione, quindi non so darle una risposta precisa chi me l'ha detto, chi è stato. Non ci sono altre domande, se non presento una richiesta istruttoria, forse sarebbe bene far accomodare il... Ma intanto finiamo, vediamo se ci sono altre domande da parte dei difensori con riferimento a quest'ultima parte. Presidente, sono l'avvocato Russo. Io, in esito al completamento dell'esame da parte del pubblico ministero, avrei da fare anch'io una richiesta istruttoria. Quindi... Va bene, prima vediamo se ci sono domande in ordine a questi ultimi argomenti. No, su questo no, Presidente. Anch'io ho una richiesta istruttoria, sì. Da... Allora, possiamo far appartare il signor Viola? Avvocato Passanisi? No. Dobbiamo prima esaurire tutto esame e controesame. Sì. Poi Presidente, una cosa sola. Posso un attimo consultarmi con l'avvocato Ruppi? Certo. Presidente, le chiedo scusa, probabilmente non sono stato esplicito poco fa, ero intervenuto siccome il pubblico ministero aveva chiesto che aveva da fare una richiesta istruttoria. Io ho detto dovrei fare anch'io una richiesta istruttoria, ma propedeutica al mio controesame, cioè su quest'ultimo intervento del pubblico ministero io avrei da controesaminare.
prima di questo desideravo fare una richiesta istruttoria, cioè io devo continuare su quest'ultimo. Va bene, va bene. Sono stato chiaro? Sì, allora possiamo far appartare il signor Viola. Ecco. Si apparte. Pubblico Ministero. Sì, Presidente, chiedevamo di procedere a ricognizione personale o a individuazione, a secondo appunto il modo di intenderci, nei confronti di Tropea Sebastiano e Tropea Francesco. Osservazione da parte del difensore di Tropea? Credo che il pubblico ministero abbia addirittura anticipato il desiderio del signor Tropea Sebastiano. Allora concordano il difensore e il difensore concorda, poi le richieste dell'avvocato Russo e dell'avvocato Passarello? No. La mia, Presidente, non è propedeutica ad alcuna attività di contraesame, quindi gradirei formularla dopo la fine dell'esame del collaborante. Grazie. Sì. Allora, avvocato Russo. Sì, Presidente, io credo di aver impropriamente usato il termine richiesta istruttoria. Questa è la mia necessità difensiva. Mi comunica il mio assistito, arcidiacono Francesco, che desidera fare una dichiarazione spontanea. Preso atto del contenuto e delle circostanze della dichiarazione spontanea, per me è essenziale che questa venga fatta appartato il collaborante, per poter poi, quando il collaborante è in aula, controesaminare in esito alla dichiarazione della quale la Corte ha preso conoscenza. Quindi, se consente, l'arcidiacono dovrebbe fare una dichiarazione spontanea. Allora, prima di tutto, la scorta mi dovrebbe accompagnare qui, arcidiacono. Poi, stante il consenso delle parti, cioè la concorde richiesta delle parti, la Corte ammette l'esperimento di individuazione in forma di ricognizione. Sono entrambi presenti, sia sì. Sebastiano Tropea che Francesco Tropea? Signor ufficiale giudiziario. Presidente, sono l'avvocato Strano. Io mi sto allontanando e nomino mio sostituto per i miei assistiti, l'avvocato Franco Passanisi. Bene. Che ha dichiarato il signor Viola. Io il signor Viola lo conosco da circa 20 anni, perché abitiamo dello stesso quartiere, da quando avevamo 14-15 anni, che siamo in una zona di Via Prebiscito, che come lineare distinguiamo di qualche 100 metri, non di più. Ovviamente volevo dire che lo conosco d'infanzia, perché abitiamo nella stessa via attraverso diverse, si staccano 100 metri, siamo amici e ci salutiamo per quel poco che ci frequentavamo, perché non ci frequentavamo mai, ci vedevamo di passaggio nella zona, ciao ciao, in un quartiere di zona succede che si conoscono quelli vicini automaticamente. Io dopo tanto tempo questa persona
La incontro in un ristorante ad Acitrezza, a Santa Teresa di Riva, a Lidoianni. C'è un ristorante di nome Nino. Il discorso avviene così esattamente. Allora, esattamente questo qua è il 19 di settembre del 1993. Io lo ricordo bene questo discorso. 19 settembre 1993. Lo ricordo bene la data perché era di domenica e rientravo di una vacanza con la mia famiglia. E automaticamente ero entrato il venerdì. Allora, il sabato, il venerdì sera, ho dormito il sabato, non c'era la spesa e sono andato al ristorante a mangiare. Ad un tratto in questo ristorante c'era tanta gente, confusione, e io aspettavo fuori per aspettare il turno del tavolo. E mi sentivo osservato da una persona. Io guardavo, però non riuscivo a guardare la bevata, come si dice, mi scusi se sono un pochettino emotivo. Non riuscivo a focalizzarla automaticamente, fino a quando questa persona si alza e mi dice: non ci conosciamo. E io gli dico: guarda, mi sembra anche a me di conoscerci, però non mi sta venendo in mente. Dice: non ti stai ricordando di me? Io sono Nuccio Berwhite, perché lui esattamente nel quartiere lo chiamavamo Nuccio, non Francesco Viola come si chiama. Ci ha detto: ah, come facevo a riconoscerti? Sei meno 20-30 kg in più di quando io ti ho visto allora. Se te ne apparevo il pizzo automaticamente, che lui non lo portava mai, cioè, se per questo qua non ti avevo riconosciuto. Dice: ah, tu sei sempre lo stesso, dici, non cambi mai. E voglio precisare che quando era così lui era con la moglie e due bambini, uno maschietto, lo ricordo perfettamente perché aveva i capelli neri scuri, molto, si vedeva un ragazzino scuro in faccia, piccolino ragazzino, un bambino di 6-7-8 anni, erano i bambini, non di più. E automaticamente si avvicina e mi dice: cosa fai, cosa non fai? Dice: guarda, io ho la salute di vita, ho lavorato sempre, come tu sai, sono scelto la strada quella del lavoro, conosco tutti quanti, come tu sai benissimo, però al di fuori del mio lavoro, ciao ciao, non mi interessa di niente. E lui mi risponde: del quartiere ti sei salvato solo tu, perché noi siamo cresciuti dal quartiere insieme. A questo punto mi chiama il cameriere e mi vado a sedere, e sono con mia moglie e i bambini. Mi vado a sedere, ad un tratto mi arriva una bottiglia di champagne. Io chiedo al cameriere: guardi, io non l'ho ordinata questa bottiglia di champagne. E il cameriere dice: no, ce l'ha mandata il signor Nuccio. Ho detto: allora mi porta due coppe, così gli do qualche cosa. Il tempo che mi porta le due coppe, io vedo il signor Nuccio all'impiedi, con le spalle girate di questo ristorante, e ad un tratto, come porta le coppe, le riempo, non lo vedo più. È scomparso completamente, e gli chiedo: guarda, dove è il signor Nuccio? Dice: è andato via. Dice: il signor Nuccio è andato via. Ho detto quel signore dov'è? Dice: sì, Nuccio ci è andato via. Dice: perché, lo conosci? Chi è Nuccio Berwhite? Dice il padrone del ristorante. Dice: viene spesso a mangiare qua a Lidoianni. A questo punto io continuo a mangiare tranquillamente, sto circa un'ora e mezza, finisco di pranzare e prendo la strada verso Catania, per dirigermi verso Catania. Verso l'incrocio di Acireale, circa qualche 10 metri prima di Acireale, mi trovo sulla linea di sorpasso con la mia macchina, un BMW, la quale c'è costrada e c'è una Clio di colore scura che faccio strada, e forse era distratto e si stava sempre in carreggiata, fino a un certo punto di soprassalto dà una sterzata e si butta sulla destra. Buttandosi sulla destra, automaticamente io mi giro quando della macchina e vedo che è lui. E ci facciamo i gesti con la mano direttamente. E già aveva trapassato, nel frattempo che guardo lo specchietto retrovisore, aveva trapassato l'uscita di Acireale. Cioè, penso che si dirigeva verso Catania. Ora, il discorso che io voglio precisare di più di questo qua era che quando io parlo con lui, c'è un discorso che forse mi sta sfuggendo. Mi ha detto: che cosa ti stai occupando? Io gli ho detto: di assicurazione. Cioè, di che cosa io sto occupando? Di assicurazione. E basta, non abbiamo parlato del più e del meno di niente. Automaticamente io questa persona la vedevo da circa più di 15 anni e l'ho incontrata in questo posto. Dopo l'ho rivista, dopo esattamente... Sto posto domande. L'ho rivista all'incirca, è passato qualche 2 mesi da quell'incontro, che è un discorso che automaticamente avevamo problemi e
È stato così, il signor Marsiglione aveva questo problema con un signore in travaia, la quale mi dice: senti, sto andando dal signore in travaia perché c'è un problema di che ho questi, mi devi dare soldi o meno. Ci dice: vuoi venire? Ci sentiamo. E siamo andati là. Quando siamo andati là, ho incontrato questo signor Barry White, il signor Nuccio Barry White, che era lì seduto sul tavolo, e mi dice: ah, tu sei Franco, dice. Perché non me ne parlavi prima al ristorante? Cioè, a quest'oggi avevamo sbucato tutto. Cioè, io devo parlare al ristorante, se non so nemmeno il discorso di che cosa dobbiamo parlare. E di qua è finito il tutto. Non so se sono stato chiaro, forse sono stato un pochettino... Sì, chiarissimo, dico, poteva essere già oggetto di controesame anche senza aver dichiarazione. Come, Presidente? Poteva essere già, questo poteva essere dedotto in controesame, anche se questa circostanza, perché in più c'è l'incontro, no? Al ristorante. Presidente... Oh, vabbè, vabbè. Cosa fatta capo A? Si può accomodare? La ringrazio, buongiorno. Richiamiamo il signor Viola. Avvocato Russo, sa come. Grazie, Presidente. Signor Viola, poco fa lei mi ha dato certe informazioni a mia richiesta sui suoi periodi. L'estate del 93, diciamo, mi riferiva a mia domanda, ha risposto di essersi recato a Sant'Alessio, ricorda? Sì. Ecco. In quel periodo lei portava il pizzo? Lo portava di già, se lo ricorda? Ma penso di sì. Lei in quel periodo si è recato a farsi fare una fotografia per un documento? Ha fatto una fotografia con un documento? Non lo ricorda? Se mi sono fatto una foto... Sarà col pizzo, voglio dire, questo volevo dire. Con il pizzo, sì, può darsi. E quando ha cominciato a portare il pizzo, signor Viola? Quando ho cominciato a portare il pizzo? Sì. Guarda, non me lo ricordo di preciso, ma penso che in quel periodo ce l'avevo. Non ricorda da quanto tempo? Non dico con precisione. No, il periodo, ho detto, era quello, però... Sì, dico da quanto tempo rispetto a lei, quando siamo a Sant'Alessio, da quanto tempo lei c'ha il pizzo presso a poco? E insomma, sto pizzo è una cosa recente o l'ha sempre portato? Io sto dicendo che in quel periodo ce l'avevo, quindi siamo nel 93 e ce l'avevo. Ok. Le chiedo scusa, lei ha dei figli? Che età hanno questi figli? È sposato? Sì, sono sposato. Ha dei figli? Due. E che età hanno adesso? Adesso uno ce n'ha 12 e uno ce n'ha 7. Lei in quel periodo in cui si trovava dalle parti di Sant'Alessio, ricorda che tipo di autovettura, se le aveva, usasse, che tipo di autovettura usava, se usava o meno una Clio? La Clio era di mia moglie, sì. Ah, ecco. Ma non la usavo io quella. Sua moglie aveva una Clio? Sì. Che colore era? Grigio. Grigio, grigio scuro, grigio chiaro? Grigio scuro. Grigio scuro. Lei non, in quel periodo non l'ha mai guidata? Può darsi pure che qualche volta l'abbia guidata, però non ne facevo uso. Non ne facevo uso continuo, eh? Sì. Lei conosce un tale Ardizzone Giovanni? Allora, dico meglio, lei conosce il titolare del ristorante Danino? Danino. Nino alle Toianni. Ah, sì. Lo conosce bene? Lo conosco, bene? Ci sono andato a mangiare, no, non lo conosco bene. Dico, nel senso che questo ristorante lo ha frequentato abbastanza spesso? No, spesso no.
di tanto in tanto, di tanto ci in sono tanto. Andato a mangiare 3-4 volte al massimo. 3-4 volte. E senta, in quel periodo, quando lei stava a Sant'Alessio, ci è andato a mangiare in questo ristorante? Sì, penso di sì. Pensa di sì. Ci sono andato, però ora... Senta, mi scusi, prego. Mi scusi. Lei ha riferito di Franco Arcidiacono. Sì. Le risulta che Franco Arcidiacono conosca la sua famiglia, l'abbia mai vista, l'ha mai incontrato Arcidiacono? Sì, mentre... sì, sì, sì. E in che occasione, se lo ricorda? Appunto, una di queste, lei me lo sta facendo ricordare, è stata in questo ristorante, l'ho incontrato. No? In questo ristorante? Sì. Ricorda se per caso lei ebbe a offrire una bottiglia di champagne sì. al signor... Sì, può essere, può essere. Ricorda questo periodo con una certa approssimazione, o meglio con esattezza? Quando può essere accaduto, se lo ricorda? Guarda, è un pranzo ristorante di una giornata normale passata in famiglia, quindi... Una giornata? Sì, certo. Non me lo ricordo preciso, cioè non c'era una ricorrenza particolare di potermi ricordare vediamo il giorno. Arrivarci. Vediamo ad arrivarci, lo capisco, lo capisco. Lei era già collaborante? Sì. Qui siamo quindi a settembre. No, scusi. Lei ha collaborato, ha cominciato a collaborare, ha detto inizialmente verso il maggio e poi con più maggio, giugno, sì. dalla fine dell'estate, giusto? No, ho detto maggio, giugno, cioè questi sono i periodi che io ho iniziato. Io l'ho controesaminata stamattina. Sì, lei mi ha detto che i primi contatti li ha avuti nel maggio, anzi io le riferivo una certa data, sì, il sì, 22 sì. maggio. Sì, sì. Bene. Poi ha detto che cominciò a prendere contatti, a fare dichiarazioni verso la fine dell'estate. Mi ha detto così. Possiamo controllare. Comunque, va bene. Non citerei malafede, ecco. No, non lo farei mai. Un mese o 20 giorni dopo aveva detto. Proprio sulla sua sollecitazione. Sì. Può darsi, può darsi. Ora, vediamo di arrivarci lo stesso. Lei ricorda se nella prossimità di questa... di questa andata al ristorante, di questa bottiglia di champagne. Lei ricorda se il giorno dopo, due giorni dopo, lei si è recata a Taormina a rendere dichiarazioni al capitano Spirito? Non me lo ricordo, se è stato dopo, o due giorni, o tre, ma siccome poi sti fatti si susseguivano spesso, quindi... Sì, sì, no, e lei mi stava rispondendo. Sì, non me lo ricordo se è stato due giorni dopo, o tre giorni dopo, o un giorno dopo, non me lo ricordo. Ho capito. Signor Viola, lei, Franco Arcidiacono, rispetto a questo incontro al ristorante, da quanto tempo non lo vedeva? Non lo vedevo da parecchi anni. Cioè, io a Franco Arcidiacono lo conosco anche a lui prima che io facesse parte a questa organizzazione. Quindi frequentavo lo stesso bar che frequentava lui. Diciamo che avevamo quasi amici in comune, quindi sì, saranno oggi, saranno 16, 17 anni, 18 anni che lo conosco, però che non lo vedevo tutto il periodo che ho mancato. Non ho altro da chiedere, grazie. Allora, signor Viola, ora il pubblico ministero e il difensore di alcuni imputati hanno chiesto che le siano mostrate delle persone per vedere se lei le riconosce. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, già ne ha parlato, io le devo solo chiedere se nel corso della sua collaborazione le sono state mostrate delle persone o fotografie di persone e in che occasione, in caso affermativo. Se, ricorda se io mi hanno fatto vedere le carabinieri delle foto delle persone, sì. Ricorda se in queste fotografie ha riconosciuto persone di sua conoscenza oppure no? Sì, ne ho viste tante foto, quindi quelli che conoscevo li ho segnalate, gli altri no. Va bene. Dobbiamo fare altre domande propedeutiche al signor Viola? Credo che non abbia detto solo l'età.
Ma allora cioè, dobbiamo anche indicare dobbiamo anche indicare le persone che... No, dico no. Nel descrivere, quando io ho fatto le domande... Mi pare che per la bontà e la genuinità dell'esperimento dovremmo sorvolare su altre caratteristiche in questo momento. Che dice lei? No, Presidente, io devo... Siccome ha descritto che aveva, che era di corporatura di massiccia, alto, con i capelli neri... Io non volevo dare indicazioni in questa sede al signor Viola. L'ha già detto prima. Sì, ma non che cosa? Io ho detto che gli verranno mostrate delle persone per vedere se vi riconosce qualcuna da lui indicato nel corso della dichiarazione precedente. Non volevo dare altre indicazioni. Si dovrebbe appartare di nuovo. Presidente, le chiedo scusa, alla cortesia, io alla cortesia di consentire. D'altro canto è conseguente proprio a quel tipo di... Lo so, non credo di averlo fatto altre volte. Avanti, avvocato. E per completare quel contratto, se no diventa attività ultronea. Ora, quando lei ha riferito poco fa a domanda del pubblico ministero, è stata sollecitata la sua memoria su una certa riunione successiva o nelle vicinanze di, diciamo, di un certo attentato che sarebbe accaduto, lo ricorda? Sì. La vuole per piacere collocare nel tempo? Quando sarebbe accaduta questa riunione? Ma subito dopo l'attentato, quindi non mi ricordo che mese o è subito stato. Subito dopo l'attentato. Che significa? Subito dopo che è successo l'attentato in caserma, quindi può essere una settimana dopo, può essere tre giorni dopo, non mi ricordo di preciso. Quanto ha detto, scusi, non lo so. Può darsi una settimana, può darsi tre giorni, non lo so di preciso, non lo so affermare. L'attentato, d'altro canto, documentalmente è probabile. Dico lei... Appunto, siccome è probabile, io dico dopo l'attentato, prima non avevo motivo. Dopo tipo... l'attentato, qualche giorno dopo l'attentato, una settimana dopo l'attentato, non lo sa? No. Poco dopo, comunque. Sì, dopo. Sì. Poco dopo. Un'altra cosa, un'ultima cosa. Quando fa parlavamo di quell'incontro al ristorante dell'offerta della bottiglia di champagne, lei mi ha detto che si trattava di una comune mangiata insieme alla famiglia, il che è comprensibile. Lei ricorda se quel giorno fosse di domenica? Lo può ricordare? Lei è stato da quell'Ardizzone Giovanni, da quel tale Nino? Io non lo conosco come Ardizzone Giovanni, conosco il ristorante Nino. Nino, chiaro. Sì. Ora dico, lei ricorda se per caso questo potrebbe, dico, sia stato di domenica? Ma penso di sì, comunque. Perché va bene, non c'è altro, presa. Grazie. Allora, si dovrebbe partire di nuovo, signor Viola, poi la richiamiamo. Allora, maresciallo, per favore, mi dovrebbe preparare il signor Tropea Sebastiano con altri due e me li fa mettere da questa parte. Allora, si dato che sono introdotti nella parte del banco della Corte quattro imputati e cominciando dalla sinistra rispetto al punto di osservazione della Presidenza, si tratta del signor... No, non mi preoccupate che non c'è questa... Sì. Aperisanto, Trofea Sebastiano, Fichera Alfio e... Florio Antonino. Vogliamo aggiungere il signor Tropea, così facciamo un unico riconoscimento. Se per l'avvocato Attanasio va bene.
Volevo aggiungere anche l'altro signor Tropea, sì. Così ne facciamo una sola, sono in cinque. Diamo atto intanto a chi. Si tratta di persone all'incirca della stessa statura e che due di essi portano occhiali da vista. Si pone la sua scelta quindi alla destra del gruppo e all'estrema sinistra rispetto al punto di osservazione. Vogliamo introdurre il signor Viola? No, Presidente, volevo sapere il nome. Scusi un momento. Il nome dell'ultimo. Tropea Francesco. C'è stato qualche errore? Ma possiamo procedere? Allora si introduce il signor Dio. Non funziona quel microfono, vede signora. Intanto il signor Viola può osservare questo gruppo di persone e dire se in mezzo ad esse riconosce persona di sua conoscenza. Persona o persone di sua conoscenza. No. No. Quindi nessuna di queste persone le ricorda qualcuna di quelle di cui ha parlato nel corso di esame, di contresame, che siano persone di sua conoscenza? No. No. Può essere appartato. Possiamo licenziare il signor Viola intanto? O abbiamo altro da chiedere? Pubblico Ministero? Possiamo licenziare. Il signor Viola può andare. Buonasera. Buonasera. Gli imputati possono tornare nel loro cielo. Possono andare al loro posto gli imputati. Presidente, sì. Magari diamo disposizione perché non si è allontanato definitivamente. Prego. Se possiamo dare disposizione. Allora, maresciallo, lo trattenga ancora un momento. Possono essere sistemati. Avvocato Passarello? Avvocato Attanasio? Presidente, io avrei una richiesta istruttoria da fare. Io credo che abbiamo appreso qui nel corso dell'esame del contraesame dei fatti che sono singolari, cioè io sono a conoscenza, tutti siamo a conoscenza di quella che è la legislazione premiale dei cosiddetti collaboranti. Apprendiamo qui, e lo abbiamo appreso per la prima volta, che il test che è stato oggi esaminato non sarebbe soltanto un collaborante così come previsto dalla normativa, ma sarebbe, absit in nulla verbis, una sorta di mata ari,
la quale o il quale fa nel contesto e il collaborante e l'agente provocatore. Allora sarebbe indispensabile, io dico che è indispensabile, ho appreso adesso che pare che l'ufficiale di liaison sia il capitano Spirito, che venga sentito il capitano Spirito di nuovo, credo che sia stato già sentito, non ricordo, ma comunque che venga sentito, perché ci confermi e ci dica quali erano gli accordi col signor Barry White, non ricordo adesso, col Viola, quali accordi fossero, perché saremmo in presenza di omissioni di atti d'ufficio. Per esempio, se vero fosse l'episodio, il signor Tropea Sebastiano nel 1993 è sottoposto a misura di sorveglianza speciale ed egli, con obbligo di soggiorno, ed egli non si può assolutamente incontrare con alcuno di pregiudicati, e qui sarebbero pregiudicati di grosso calibro. Allora vorremmo comprendere, anche perché il problema di questa democrazia deve anche essere messo a conoscenza dei cittadini, che cosa sia accaduto, accada e possa accadere. Io chiedo pertanto la citazione del capitano Spirito, credo che sia l'ufficiale dei carabinieri, non so, di pubblico, che si occupa della misura di protezione o comunque di questi rapporti, perché lo si possa interrogare sui fatti, in quanto ci troviamo in presenza di, lo abbiamo appreso stamani, di una vicenda certamente singolare, che ovviamente ai fini dell'intelligence è certamente, o lo è stata certamente, utile, ma dovremmo comprendere, oggi che si parla tanto di regole, quali siano queste regole. Grazie. Avvocato Passerella. Sente, poc'anzi, sia stamattina che nel corso del contraesame, il collaborante ha fatto riferimento ad un incendio avvenuto in un'azienda della città di Caltanissetta. E in relazione a questo incendio il collaborante ha detto di avere raccolto l'indicazione di un certo signor Intravaia, secondo la quale dell'incendio si sarebbe appunto occupato un mio assistito, cioè Tuccio Salvatore. Io chiedo che tramite la polizia giudiziaria la Corte voglia accertare se vi sia mai stato un incendio che abbia interessato la ditta Fais, con sede in Contrada Due Fontane di Caltanissetta, e in caso di accertamento positivo conoscere il giorno, il mese e l'anno in cui questo incendio si è verificato. Grazie. Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero non ci oppone a nessuna delle richieste che sono state formulate. Chiede che si proceda a ricognizione personale nei confronti di Tropea Giovanni e chiede che venga esaminato, in linea peraltro con le richieste istruttorie avanzate dall'avvocato Pastorello, anche il signor Intravaia Salvatore, che peraltro è la fonte di alcune delle informazioni che il Viola ha riferito con riguardo ad alcuni personaggi che egli ha indicato come appartenenti al gruppo Santa Paola. Tropea Giovanni è in aula? Tropea Giovanni? E il difensore di Tropea Giovanni sulla richiesta di ricognizione? E Tropea Giovanni in aula? È presente. La scorta dovrebbe preparare il signor Tropea Giovanni con altri due imputati e farli mettere da questa parte.
Avvocato Attanasio, scusi, per quest'atto può sostituire l'avvocato Spinella? Sì, Presidente. Grazie. Negli ultimi anni... Sì, sicuro che Caltanissetta, Presidente. Contrada sì. Due fontane di Caltanissetta. Contrada due fontane. Negli ultimi anni, in caso affermativo, no. Quali siano state le cause dell'incendio? Questo dovrebbe accertare. Sì, e l'epoca, Presidente, l'ha indicata la Corte. Sì. L'epoca? No, no, negli ultimi anni, in caso affermativo, specificazione dell'epoca, Presidente, sia delle faccio cause. Presente che, come possiamo vedere poi dalla registrazione, ha detto forse Caltanissetta, non ha detto con certezza Caltanissetta. No, no, ha detto... Ha parlato di Caltanissetta. Ecco, ha parlato, ha sì, detto il difensore, sì, il difensore ha elementi per poter dire che si tratta di Caltanissetta. Bene. Se già lo sa perché ci fa fare così. Se ha già i documenti il difensore riproduce ci evita un... Dunque, intanto diamo atto che sono stati introdotti nella parte del banco della Corte quattro imputati che cominciando vengono, si pongono. Beh, e allora di quali per l'importante è che ci sia imputato che prudenza si omettono in questo momento di indicare la generalità. Allora introduciamo il signor Viola, lo facciamo sedere là. Presidente, poi sempre su quella sedia, signor Viola, guardi quest'altro gruppo di imputati, dica se conosce persone di cui ha parlato nel corso dell'esame e che sono persone di sua conoscenza. Allora, Mascoli, Angelo, quello tutto grigio, e non mi vorrei sbagliare, il barone in cui parlavo il secondo. Allora, Mascali Angelo sarebbe quale, signor Viola? Il primo di qua. Il primo a sinistra, rispetto al suo punto di osservazione. E poi il barone di cui avrebbe parlato, penso se non si sbaglia, dove è situato? Qual è? Il secondo. Il secondo, sempre dopo da Mascali. Sinistra rispetto al suo punto di osservazione. E a questo punto si dovrebbe appartare ancora una volta. E perché dobbiamo dare atto dei. Sì, e poi volevo fare qualche ulteriore domanda. Se... Sì. E allora a questo punto diamo atto che rispetto al punto di osservazione del Viola, che è anche quello della Corte, il primo imputato a sinistra è il signor Mascali Angelo, il secondo. Tropea Giovanni, il quale dichiara di non essere barone, Puglisi Salvatore e Di Fazio Umberto. Possiamo mandare ai loro posti gli imputati? Si possono accomodare, grazie. Richiamiamo il signor Viola.
si accomodi qua questa volta. Pubblico Ministero. Signor Viola, con riferimento alla vicenda che riguardava l'omicidio, cioè l'antefatto dell'omicidio di Flora Salvatore, lei ha fatto riferimento ad una rapina per la quale era stato tratto in arresto il Flora, ricorda? Sì. Lei ha fatto riferimento ad una rapina al treno, sì. Ricorda esattamente di quale treno si trattasse? Opposizione. Allora, la vicenda. No, mi ero distratto, scusate. Qual era la domanda? La domanda, il testo ha parlato di una rapina al treno. Sì. Io ho chiesto se il Viola ricordasse quale fosse questo treno. Questo? Treno. Cioè, sì. In quale tratta è stata consumata? Sì, può rispondere alla domanda, alla posizione bigettata. Non è pertinente, secondo questo difensore, la domanda, affinché risulta verbale, Presidente. Certamente, Avvocato Carino. La ricorda? No. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Lei conosce Guidotto Angelo? Sì. E ci sa dire chi è Guidotto Angelo? Anche lui ha fatto parte di quella rapina e anche lui è stato uno di quelli a fare i nomi degli altri imputati della rapina. Non ho altre domande, Presidente.